Buongiorno gente, eccoci. Io mi dimentico sempre di abbassare qua con la chat. Ciao, ciao a tutti, come state? Come state, care, care? Siete pronti per questa lezione? Morti, non mi rispondono più. Ciao Anto, ciao a tutti. Allora, Vale, ma perché non ti possiamo sostenere dal cellulare su Amazon? Ma che ne so io. Lo puoi fare dal cellulare aprendo il browser. Sì, non dall'applicazione. Apri il browser Chrome, lo puoi fare da Chrome. Pronti, pronti. Ciao Franci, ciao a tutti, ciao. Allora, prima di iniziare, ragazzi, ho fatto le storie, ma ve lo faccio vedere anche qua, perché oggi è arrivato un pacco pazzesco da Antonio. Ok, mo faccio. Grazie tanti. Allora, ci è voluto Gesù Christus per aprirlo. Vale, ma il codice Antonio per te quanto è meraviglioso? È meravigliosissimo. Altro che applausi. Ciao Noemi! È la prima volta? Bene, carica, carichissima. Stai attenta perché qua ho un banco di scapestrati. Comunque, ragazzi, Antonio, ciao Fra! Mi ha fatto questo. Io non so cosa dire, ragazzi. A parte che è enorme, Antonio, sei fuori. È bellissimo, bellissimo. È un acquarello con stampa Montipo, vero? Adesso lo devo incorniciare perché è meraviglioso. Cioè, non so se rende l'idea, ma boh, a parte la tecnica che è pazzesca. E poi, cioè, no, vabbè, ragazzi, io veramente le lacrime, a parte che sono un po' emotiva in questi periodi, però le lacrime, è stupendo. Ha fatto una bomba veramente. Come non si sente il sound alert? Mandatemi un po' qualcosa. È strepitoso, veramente bellissimo, veramente. Grazie Antonio, non so come ringraziarti. Ciao Vale! Sparatemi un sa. Ora si sente, vero? Te lo autodedichi? Mi sono quasi commossa io. Ecco, beh. Dai che si sente. Perché non si sente? Non si sente? Non lo sentite? Un cazzarola, aspettate che lo sistemo. Ora si sente. Ok, abbasso un po' perché avevo alzato, se no morite. Io vedo malissimo. Come me vedi malissimo? Non si sente nulla. Eccola, ragazzi, bipolarismo estremo. Allora, quanti siamo, follettini e follettine? Ho perso 10 anni di vita, scusa, è che ho alzato il volume per voi e sì. Si sente, ok? Allora, pronti a fare i nostri frangipene? Li rinomineremo così oggi. Ma è toccato qualcosa e non si sente più. Si sente, vai col sound. Ciao Tasia! Ora si sente. Abbiamo una lag di 3 secondi. Cioè, io parlo e poi vi arriva dopo 3 secondi. Tutto nella norma. È alto. Lo abbassiamo. Ora dovrebbe essere come prima. Ok. Sì, è da depressione, sì. Ora i limoni, signora! Ecco. Ok, ragazzi e ragazze, io adesso giro la brand così. Così però così. Ok. Allora, perfetto il volume, perfetto tutto, perfetto, possiamo iniziare, direi. Allora, io partirei dai fiorellini.
oggi. Ciao Rox, mi mancavano i limoni, ma non c'è problema. Su YouTube trovi tipo 40 minuti di Signore Limoni. Allora, mi avvicino così vedete meglio. Se metti a fuoco, gioia, ok. E iniziamo a fare i fiori. Perché così poi andiamo intorno con lo sfondo e non andiamo sui fiori. Tempo massimo fino alle 17:30, ma non ho idea di come farli, quindi stacco presto. Cazzarola, Sara! Ok, bando alle ciance. Ci dobbiamo preparare. Tanto ho preso un foglio per fare gli sboccini dopo. Ci dobbiamo preparare un giallo. Quindi io prendo un bel giallo limone. Oggi devo stare leggera come una fatina, cosa per me è, sapete, no? Che io carico, carico come una pazza. Poi ci prepariamo un magenta. Lo diluiamo un po' perché dobbiamo appunto stare leggerissimi. E ci prepariamo una punta di viola. Una punta, ma non così punta, ecco. Sempre diluito molto. E poi, visto che ci sono delle ombre grigie, prendo un po' di grigio di Payne. Se non avete il grigio di Payne, usate un po' di nero super diluito, oppure va bene anche il blu. Scusate se ho la voce nasale, ma ho starnutito fino a 5 secondi prima della diretta. Cosa state dicendo? Tempo massimo felice, devo cucinare gli hamburger, ma non ho idea di come farli. Ma infatti gli hamburger cuocio 10 minuti. È una scusa, è una scusa. Allora andiamo a bagnare con un pennello un po' più piccolo il primo fiore, facciamo questo. In effetti perché gli hamburger cuociono in 10 minuti? Allora, bagniamo un petalo, questo qua. Questo. Facciamo sezione per sezione. Non lo bagniamo troppo. Lasciamo qui un piccolo spazio senza bagnare, perché come vedete dalla reference il petalo ha una doppia scanalatura, diciamo. Ho capito, ma ho la carne macinata e devo farli da zero. Ma che uovo! Ma che uovo, Sara! Va bene, aspetto. No, l'uovo no, non ci va l'uovo negli hamburger. Ci puoi mettere le spezie, ma l'uovo perché? Mica devi fare le polpette. Carne e spezie, se no ti vengono le polpette. Ditemi quando ci siete, vi ricordo che facciamo sempre notte e a un certo punto vi rompete le palle e mi mollate qua. Ok, vado. Prendo il giallo, lo diluisco tanto e vado a metterlo qui. Veramente oggi farò uno sforzo immane perché devo rimanere leggerissima. Perché i petali sono leggerissimi, cioè bisogna tenere conto di questa leggerezza leggiadra. Prendo il magenta e lo metto vicino al giallo, seguendo un po' il profilo del petalo. Adesso vado a intensificare leggermente. Prima asporto qua il colore. Bisogna rimanere veramente molto leggeri. Ricordami i colori. Allora, giallo limone, magenta, viola e per adesso il grigio di Payne o un nero molto diluito o un blu scuro molto diluito. E sì, bisogna rimanere veramente leggerissimi. Questo è un one shot, one kill per me.
perché non ho fatto prove. Andiamo a intensificare il magenta qui. Ok. E lo sfumiamo verso l'esterno. Devo avvicinare la fotocamera? Facciamo qua. Così e poi vado a asportare il colore. Pennello pulito e umido e tolgo un po'. Ok, primo petalo. Sistemo io qua perché ho fatto una forma un po' strana. C'è un umido, ragazzi, che mi sembra di essere in uno stagno. Sono sommersa dai cani, fra, oggi vi guardo ma vado avanti con le commissioni. Sei nella merda nera, mamma mia, ma sei in mezzo ai cani, nel senso che hai cani veramente o sei in mezzo ai cani dipinti? Facciamo questo intanto. Bagno tutto, lascio solamente sempre questa parte qua libera dall'acqua. Qua c'è veramente un'umidità che fa schifo, uno schifo, piove, fa schifo, sono rotta. Ok, magenta. Magenta, qua ce n'è una puntina proprio accennata da questo lato. E poi prendo il giallo. Ti lascio immaginare l'umidità qui a Venezia. Non lo so, guarda, ce la giochiamo, sai? Ce la giochiamo bene. Tra Genova e Venezia non so. Ma sta piovendo lì? Qua, ragazzi, io non so cosa sta succedendo. Quest'anno continua a diluviare. Ovviamente da oggi noi siamo gialli. Non so se voi siete gialli. No, è da ieri che siamo gialli. Pensate quanto esco io. E niente, piove. Magari se fossimo stati gialli e non pioveva, potevo anche andare con i cani, fare delle cose più interessanti. No, un po' di grigio di Paint, una puntina. Prendo un pennello più piccolo, però, e lo metto qua, pochissimo, leggera come l'aria. Se è troppo, lo tolgo. L'altro pennello però. Ok, solo giusto per dare l'ombra. Allora, sto facendo da City Gotto cani, minchia, ma tutti insieme, cioè io ne tenevo massimo due perché due mani e due cani era per me il motto. Ma dove sei? Sui monti? Qui stranamente no, ma avevano previsto diluvio. Ah, noi rossi. Dove sei, ste arancioni? Che palle. Eccomi appena rincasata. Non, va bene, Babi, stai un po' con noi. Sto usando la Clairefontaine Grana Fine. Bagno questo petalo perché non dovrebbe essere adiacente a nessun altro petalo bagnato. Oh, dica Marisa, Ma X a buongiorno. trattino basso 95 CID, X4. Buonasera, gentili fiore di ciliegio fiore bianco ibisco fiore. Non ne ha azzeccato mezzo di fiore. Come stai, Marisa? C'è Marisa che sta impazzendo con la carta nera per acquarello. Ci sta litigando. Cosa hai fatto, Ste? Perché ti sei eliminata? Allora, continuiamo qui col giallo. C'è Marisa che sta litigando con la carta nera. Sono tutti della stessa famiglia, ma sono bravoni. Vabbè, se sono tutti della stessa famiglia va bene. Però, minchia, ciao. Io spero che tu non sia in città, se no
Delirio, delirio. Che schifo dog sitterare, scusa se te lo dico, ma è veramente una rottura di coglioni. Cioè. Vabbè, lasciamo perdere sulla cinofilia. Non so quanti appassionati di cinofilia ci sono qua, però ho lavorato in cinofilia e va. Prendo un po' di magenta, un po' più bello carico, e lo metto, sì, bello carico, un corno, lo metto qua sotto. Ragazzi, c'è un uccellino qua fuori. Ora vi racconto, prima vi leggo, poi vi racconto. Sì, per me al momento prevale la carta nera, ma vince lui alla fine. No, per fortuna sta nel mega villone. Ah, ok. Meno male, perché se ero in città era da ciocco totale. Prendo un po' di grigio, di paint o blu, quello che avete, e lo vado a mettere qui. E c'è un uccellino qua fuori, vi spiego. L'anno scorso mi si è qui fuori, qui, io ho un caveddio. Praticamente un uccellino si era infilato in sto caveddio e non riusciva più né a volare e né, cioè stava lì perché non sapeva volare. Dica, ciao APAS Maio! 1986 CIRD X10 per la rubrica Ho un problema con i prodotti di belle arti. Ho anche comprato le foglie oro finte, ovviamente. Volevo farvi partecipi del mio disagio, dipendenza. Aiutatemi, vi prego, faccina imbronciata, faccina corrucciata, faccina perseverante, faccina frustrata, faccina preoccupata. Perché hai comprato la foglia oro, Antonio? Pensa che io ne ho un botto di foglia oro vera, perché quando ho fatto la scuola edile Imperia per il corso di restauro, facevamo la doratura, e quando è finito il corso ci hanno regalato il materiale, quindi sono piena di foglia oro vera. Cosa ti serve? Siamo messi tutti malissimo, sì. Il caveddio è è il buco che c'è, diciamo, in mezzo alle case. Cioè, tipo, ci sono quattro palazzi e in mezzo c'è un buco, quello è il Cavedio. Io ho la mia casa, il giardino di un tipo e poi il Cavedio. E l'uccellino si infilava lì. Io potrei mettere su un negozio, siamo tutti sulla stessa barca, esatto. Intanto vado avanti sempre nello stesso nello stesso modo per questi petali. Lasciando sempre il pezzettino senza bagnarlo dove c'è appunto, lo vedete, dove è più bianco nella reference, lo lascio senza bagnarlo. E dicevo, c'era sto uccellino che era finito lì. Allora avevo chiamato Damiano e gli ho detto, aiuto, c'è un uccellino, dobbiamo prenderlo e salvarlo che lì crepa da solo, non riesce più a risalire. Allora ho chiamato la Lipu, solo che la Lipu a Genova è fuorissimo Genova, è veramente lontano, e mi hanno detto, guarda, se non riesci a portarmela, che è tipo 2 ore di macchina, vai a prendere le camole, vomito, e dagli da mangiare, e poi cerca di farlo volare sempre lì perché avrà il nido, però dagli una mano, magari non riesce a prendere il volo. Boh. Ah, mando Damiano a comprare le camole, poraccio anche lui che mi dà retta. Tanto scurisco con un po' di grigio. Va a comprare queste camole, si butta nel caveglio, tira fuori l'uccellino e lo porta a casa. Nel frattempo i cani cioccano perché loro, cioè, quando sentono robe estranee, gli parte il predatorio e iniziano a voler vedere cos'è per ucciderlo, ok? Sto povero uccellino, gli diamo le camole con la pinzetta, vive ovviamente, vi giuro ragazzi, uno schifo. Poi intanto i cani facevano casino, lo rimettiamo fuori, mettendogli fuori sempre camole e un pochino di acqua. E poi è volato perché non c'era più. Ogni tanto andavo a vedere dalla finestra se lo vedevo e non c'era più. Quindi uccellino salvato. E questi 2 giorni sento sfarfallare di ali. E
avevo paura che fosse un altro uccellino che si fosse buttato nel caveglio. In realtà è un merlo, no, un merlo, non so, un rondone, credo, che sta facendo la spola tra il caveglio e il giardino di quello a fianco. Evidentemente avrà i piccolini e sta cercando da mangiare. Però sto sfarfallio mi ha fatto venire l'ansia perché ho detto, ora sto qua, poverino, si incastra qua sotto. E come facciamo? Invece, grazie a Dio, è adulto e sta cercando probabilmente cibo. Allora, vi leggo. Allora, no, vi leggo da qua. Caschi male Apache. Apache, ti chiamiamo Apache. Antonio, basta comprare cose. Facciamo una seduta di gruppo, sì, veramente. No, sai cosa dovete fare? Perché da quando faccio questa cosa compro molto meno. Visto che molti di noi fanno questa cosa per professione, io tengo il conto delle entrate e delle uscite e per ogni mese mi do una sorta di budget da spendere in materiale che mi serve o in materiale che mi piace, che non deve ovviamente superare quello che guadagno, se no cosa facciamo? Non se ne esce, ragazzi. Sappiate che ogni tanto la Vale ad aggiungere cose alle sue liste Amazon. Povero uccellino, non posso aiutarti, tu almeno compri cose, le sai usare, io compro cose, non so usare. Franci, ci sono io che ti insegno a usare cose. Se vuoi possiamo fare un gruppo di sostegno. Infatti, ma secondo me Telegram lo possiamo usare anche per quello. Voglio provare a farci qualche quadro piccole parti. In primis ho una natività santa da fare per mia sorella, volevo utilizzarla. Con cosa la incolli? Dammi un segreto per non spendere. Io da quando sono chiusa compro prima, no. Te l'ho detto, bisogna ogni mese mettere entrate e uscite e vedere se le entrate, cioè se riusciamo a guadagnare invece di spendere basta, capito? Era quello che facevo anch'io prima di conoscere la Fra. Batti il 5, io come te ho comprato anche l'emulazione colla. Bravo, stai attento che vola come i pazzi la foglia oro. Se respiri vola, veramente se respiri vola. Ve lo do il segreto, essere al verde. Ci sta. Segreto per non spendere, tagliate la carta. Io ho PayPal. Andiamo qua, facciamo l'altro fiore. Devo dire che sto rimanendo abbastanza leggera, quindi va bene. Ciao la Manci, buonasera. Ma un po' di musichetta oggi? Avrei bisogno di Elio e il piccolo Lucio. Lascio sempre, se guardate la reference, c'è un bordo bianco nei petali. Lasciatelo. Ho sentito una scossa, non vorrei che ci fosse anche il terremoto adesso. Vi giuro, ho sentito una scossa, ho sentito la scrivania muoversi e non ho tirato mine con... Aspettate, faccio questo petalo e vi leggo. Perché se no... Mi sono cagata addosso, non si è visto? Boh. Mi vibrava la scrivania. Vabbè, ci manca adesso la calamità naturale insieme alla pandemia. Magari Lo sono. sposo della Comasso, lei è andata a lavare. No, io non lo più! Signora, il limone, Ciao Happy Potter, benvenuto a in questa lezione di acquerello. Ci racconti un po' di lei. Io la maglia ora l'ammazzo. Metto giallo perché qua è un po' troppo, cioè ho capito rimanere leggeri, ma non esageriamo. Ora vi leggo, arrivo subito, finisco questo petalo. Praticamente i colori da usare sono tre, giallo,
magenta e uno scuro. Allora, ottima soluzione, tagliare la carta. Sì, raga, io credo che un ipotetico trucco può essere comprare solo dopo che finisce un colore. Infatti io lo sto facendo, ma non lo sto facendo per i granulati. Mi si è bloccato il video, come al solito, la mia connessione. Ok. Io non riesco a seguire la regola. Toglietevi tutti i metodi di pagamento online, dai! Io non ho sentito niente, io non trovo la cosa per sostenerti con Prime, mi innervosisce, qualcuno può aiutarmi? Aiuto Antonio. Antonio? Ciao Happy, dici, dici, non saprei che dire, però usa pure il femminile. Ok. Dipingi Happy, cara. Vedi sotto il video una scritta abbonati? Ok, intanto che voi vi parlate di questa cosa, io vado a fare il pirullo qui in mezzo, che lo faccio con il magenta, un po' più carico. Questo facciamo bagnato su asciutto, tanto è solo un pirulino. Bene, ho la carta attaccata al pennello. E con l'indigo vado un pochino vicino ai petali, così. Ok, sfumo queste righe che ho fatto. Oggi mi sa che avrò problemi di incontinenza perché ho riniziato la dieta e quando inizio la dieta faccio pipì mille milioni di volte. Vado con l'indaco o con il grigio di Payne all'interno, così, e sfumo un pochino. Un pochino perché sono rimasta molto leggera in tutto, non posso sparare. Ok, così sembra una girandola, molto bene. Ciao cucitrice! Vale ma fumi? Vale come sfumi? Vale come sfumi? Con il pennello pulito, semiasciutto, e vado a sfumacchiare. Ma è a fuoco? Aspettate, facciamo che pennello pulito, semiasciutto, lo sciacquo, lo asciugo un po' e sfumo il colore che dovrebbe essere bagnato. Così. Invece le righe, praticamente passo il pennello sopra queste linee, cioè tipo faccio questa linea scura, pulisco il pennello, lo asciugo un pochino e lo passo sopra e vado un po' avanti e indietro, in modo tale che si sfumi. Vorrei sfumarlo anche verso i petali. Arrivo subito a leggervi. Così. Sfumo ancora un po'. Ok. Praticamente ho perso il pirullo centrale. Ci sto mettendo di più a fare il pirullo centrale che... Ok, così mi soddisfo. Che colore al centro? Magenta e il colore scuro che hai, o un grigio di Payne o un indaco o un nero molto diluito, ecco. Allora, Picara, ti spiego un po' come funziona la faccenda qua. Allora, tutti i martedì facciamo il corso di pittura. L'altra volta abbiamo fatto una tecnica mista, di solito facciamo acquerello. Abbiamo un gruppo Telegram che se scrivi punto esclamativo Telegram ti esce
dove praticamente è un gruppo di autoaiuto per gli spendaccioni in belle arti, diciamo, e anche per diversi problemi di varia natura, mentale, eccetera. Ma di solito ci diamo anche dei consigli su materiali, metto le reference, se avete dei dubbi rispondo, vi correggo i lavori, eccetera. E poi ogni martedì qui facciamo delle live. Ora, se avrò più tempo, vorrò fare delle live un po' più random, però tempo ce n'è sempre meno, anche perché ho le commissioni da fare, quindi non riesco. Vale, nel disegno dobbiamo lasciare i bordi a matita abbastanza evidenti? No! Vi ho detto di alleggerire con commapane. Io li ho lasciati evidenti, se no mi dite, Vale, non si vede un cazzo. Però a voi vi ho detto di alleggerire, state molto attente, eh. Non mi hai fatto arrabbiare. Perché non hai alleggerito, cara? Prendo il grigio, lo posiziono un po' qua e lo sfumo. Praticamente lo levo perché voglio solo un accenno. Telegram, grazie Cori. Gruppo di autoaiuto per spendaccioni. E poi, cara Happy, se vuoi possiamo. Vieni su. Oggi dislessia, portami via. Su Instagram, sempre punto esclamativo Instagram. E mi puoi condividere lì i tuoi lavori, io li ricondivido nelle stories. Allora, qua vado nel centro con il colore più scuro che abbiamo usato finora. Tanto do un po' di tridimensionalità. Mazza che scuro. Alleggeriamo. Rabbrividiamo. Mi mandate un sound carino per salutare Happy? Ti chiedo solo che se cambi nick, ti prego fammi sapere che sei tu perché già ho la. Grazie Marisa! Te, cara Happy, benvenuta. A Instagram ti invio gli screen. Grande Antonio, dovrebbe esserci collega l'account. Ma ragazzi, è così incasinata la faccenda. Va bene, grazie. Prego, cara. Inaspettato ma graditissimo, ma non è l'unico. Cioè, vorrei che un Elio per Happy ce l'abbiamo. Io non posso metterli, cazzarola, se no li metterei. Grazie Cori, questa è la realtà questa, di questa community. Oh! Per te, Happy, siamo un po' matti ma innocui, assolutamente innocui. Allora, andiamo qua sotto. Assolutamente innocui, ragazzi. Sto andando piano come una lumaca oggi, cioè. Va bene così la mia velocità giusta? Velocità lumachina? Happy, ma questa è una famiglia di scapestrati. Prendo un po' di viola perché in questo petalo c'è del viola, quindi ci mettiamo anche il viola. Siamo una famiglia di scapestrati. Io sono molto felice perché adesso, se penso, tipo, se devo andare da qualche parte in Italia, ci siete. Io non sarò mai sola. Cioè, se devo viaggiare da sola e vado da qualche parte, basta che apro Telegram o Instagram e vi dico, ragazzi, sono qui, ci vediamo. E ci sarà sempre qualcuno, una figata.
Poi, come dicevo ad Armida, che oggi non è potuta venire, ciao Armida, ti saluto quando vedrai la registrazione. Cioè, quando non ci siete, a me dispiace, farei l'appello come a scuola, perché come se non ci fosse un alunno cioè, a scuola della mia classe, non so spiegarmi. Cioè, vi voglio bene. Ciao Viola! Raga, io sono lentissima. Beh, innocui più o meno. Ho speso milioni in materiale. Povera Marisa, Marisa. I miei figli ballano. Cosa ballano? Elio? Sai che bello. Ciao, sto una mezz'oretta. Tesoro, siamo qui. Siamo qui. Se vieni a Roma, assolutamente fammi sapere. Assolutamente sì. Vieni a Cagliari. Allora, io quest'estate. A me piace la Sardegna, ovviamente a chi è che non piace la Sardegna. Il problema è che non volevo prendere il traghetto quest'anno perché col Covid, cioè la mia amica ha lavorato sul traghetto, non vi dico cosa mi ha detto, fa anche rima. E quindi io preferisco evitare. 2 anni fa sono venuta in Sardegna. È stato bellissimo, ci siamo divertiti, i cani sono stati benissimo perché metto un po' di vino anche qua. Perché abbiamo trovato delle spiagge a misura di cane, quindi magari noi la mattina prendevamo la macchina e andavamo a fare il giro, eravamo al nord, no? A fare il giro di spiagge nuove e eravamo vicino alla Pelosa, non eravamo alla Pelosa perché non sono Berlusconi, però eravamo da quelle parti. E andavamo, prendevamo la macchina, la mattina andavamo in spiaggia, mangiavamo in spiaggia. Pomeriggio verso le 3:30 tornavamo a casa, ci riposavamo, poi prendevamo i cani e li portavamo in spiaggia alle 6 di sera. Perché Irule si fa il bagnetto, Maya invece sta sotto l'ombrellone perché li fa cagare, le fa cagare farsi il bagnetto. E poi c'era tutta la pineta, facevamo dei grandi giri, loro erano tranquillissime in casa, dormivano, proprio sciallatissime. Abbiamo preso la cabina per scendere, la cabina per gli animali. E mi piace, ma torneremo sicuramente in Sardegna quando questa rottura di cazzo sarà finita. Perché mi piace un sacco, anzi mi manca anche il signor Attila, poverino, che spero stia bene, che gli è morto il cagnolino, che ha un dolore immenso, lo conosco molto bene, quel tipo di situazione. È stato anche l'anniversario di quando è mancata la mia Alice, e proprio quei giorni lì in cui Attila mi ha detto che anche la sua cagnolina se n'era andata. Spero che stia bene perché ragazzi è un lutto vero e proprio. Cioè, anzi, Attila, se ci sei, se ci guardi in differita, ti saluto. Ok. Aia. Sto al pettine numero 5 e tuo numero 20. Madonna, ma sto andando al rallentatore. Ehi, buon pomeriggio. Raga, sono lentissima. Vieni a Cagliari. Viola anch'io sarda, vieni in Puglia, ma magari Tati, magari è troppo lontano. Cioè, tu non sai quanto mi piacerebbe venire al sud di nuovo. Il problema è il viaggio, perché Damiano non ha mai 2 giorni di ferie, cioè 2 settimane di ferie appiccicate. Poi vabbè, quest'anno c'è anche il matrimonio, cioè, se Dio vuole. Quindi non è che possiamo spendere per stare 2 settimane fuori, però. Magari, magari. Ciao Betty! Viaggiando, viaggiando, passate da Napoli. Magari, Marisa! Cosa mi fai mangiare a Napoli? Eccomi per salutarvi. Siete di fusione in macchina. Spero che tu sia sola, Betty. Bellissima. O no, il cagnolino. Sì, ho 2 cani. Terribile perderli. E allora, allora, Alice, era anzianetti. Aveva il diabete. E è mancata quando aveva 14 anni. Io l'ho portata a fare l'eutanasia, sono stata con lei tutto il tempo insieme a mia mamma. È stato, ragazzi, uno strazio. Se vi dico uno strazio, è stato uno dei giorni peggiori della mia vita, me lo ricordo tutto.
Ed è un lutto vero e proprio, cioè non ci sono cazzi, non è come perdere una persona. Lei è stata la mia compagna di vita, me la portavo anche in accademia, Alice, me la portavo in motorino, me la portavo in accademia, me la portavo ovunque. Era mia sorella praticamente. E io quando vado dai miei genitori, perché poi quando sono stata a convivere con Damiano l'ho lasciata dai miei perché era casa sua, cioè non volevo snaturare la sua casa, anche perché poi alla fine era diventata cieca e se le cambiavo casa fondamentalmente non aveva più lo spazio, i suoi punti di riferimento. Veniva tutti i giorni da me e me la tenevo qua, stavo con lei, la portavo a fare, le piaceva tanto nuotare, la portavo a nuotare, perché poi i cani si adattano bene anche se perdono la vista. Basta un attimino, tipo lei aveva paura a fare le scale e quindi la aiutavo io, la tenevo su dalla pettorina e le facevo fare le scale. E quando vado dai miei sento ancora Alice che abbaia quando suona la porta, cioè poi io coi cani veramente non ho un'empatia che vabbè, basta perché mi sto rattristando da sola. Vale, che cazzo fai? Congratulazioni per il matrimonio. Spero che vada per il meglio. Cara Happy, io dovevo essere già sposata. Il problema è stato il Covid. Che palle. Magari vengo a trovarti. Vale, ti avviso che mi sta uscendo una cacca. Sì, immagino, come al solito, eh? Come al solito. Ci ho lasciato il cuore. Finalmente sono a pari, riesco a farmi sentire in chat così senza dire niente che... Madonna, io sto flauto, cioè mi fa pisciare da ridere, è orribile. Grazie Tati, è dolorosissimo, anche per me con il mio, sì, lo so Cori, è bruttissimo. E più che i veterinari non mi hanno detto che l'eutanasia ci metteva tra secondi ad agire, non minuti. Noi siamo rimasti lì per fortuna, io e mia mamma siamo rimaste lì con lei. Per le cose da mangiare a Napoli, neanche inizio a fare la lista. Dai, Marisa... Parlo mentre c'è la musica perché mi dite che non mi sentite, però grasse risate. Ah, ma oggi niente text to speech? Cosa sta succedendo? Siete troppo impegnati a fare sti cazzarola di petali? Che comunque c'è, sono tutti uguali. Cosa volevo dire? Voglio fare una live di nuovo con la Usaggine liquida sminchie. Forse potrei farla venerdì, però ho un botto di commissioni e non so. Dio, come suona questa dance, ma come una pazza. Io mi sono rifiutata di portare uno spike, ci ha pensato mio zio. No, 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 non ci pensa nessuno qua. L'eutanasia penso che vada fatta in una certa maniera perché veramente il cane non soffre. L'ho vista da vicino e non soffre, non patisce, non sente niente, si addormenta veramente. Vabbè, lasciamo stare per favore, se no mi rabbuio. Poi è stata colpa mia perché ne ho parlato io. Brava Vale, complimenti. Ci metto un po' di viola qua. Capisco se sono a fuoco o non sono a fuoco. Così no di certo, così sì. Ok.
Mentre voi dipingete, io aggiorno Swatches per avermi l'archivio. Brava, Corinna. Mari, sai cosa mi piacciono un sacco? Le nuvolette, tipo i bocconcini strabuoni. Cosa sono? Ciao Paola! Marixa-basso95 Sì, ci CIRD dica. X4 e text to speech e de chiricotte e de chiricotti sorrisetto sollievo lingua fuori con occhiolino faccina con mano sulla bocca lacrime di gioia. Non ha detto un cazzo di quello che hai scritto, infatti non ho capito, ho dovuto leggere. Oddio. Mi fa pisciare il text to speech. Mi dirai, l'hai messo tu. Ok. Io non sono aspettato. Ah, ok, sei stato con tuo zio, ok. Non sento nulla, ma parliamo di cose belle, infatti. Non parliamo più di queste cose. No, no, no. Cos'è anniversario abbonamento? Che ne so, perché cioè, è il tuo anniversario abbonamento? Ciao Rita! Ciao ciao, anzi Dani. Sono impazzita, vai su Zoom. In che senso vai su Zoom? Perché sei impazzita? Allora, faccio questo petalo. Questo. Paola, grazie! Le galline sono tutte per te! Grazie Paoletta! Grazie! Highlander 78 just subscribed. Just subscribed. Oh, Billy. Grazie Paola! Grazie! Grazie! Mi dirai, lo hai messo tu? Sì, infatti. Era questo il messaggio di sopra. Ah, oh, ok. Visto, hai. Mi raccomando, quando c'è qualcuno che si riscrive, che non impazzisce per, a fare questa cosa. Per favore, fatemi un video. Sono mesi che ve lo chiedo. Un video mentre fate l'iscrizione a Prime. Riprendete col cellulare il PC. Così io, senza dire niente, cioè zitti, mi riprendete solo. Perché io sto aspettando che mi scada il mio. Sto parlando e sto facendo una cazzata. Aspettate che tolgo un po' di colore. Perché il mio non è ancora scaduto nell'altro canale a cui mi sono iscritta e non posso fare video. Porca Eva. Belin, belin. Grazie, Rita. No, non voglio che mi regalate cose, mi dispiace. Grazie, Marisa. Tu sì che non sei una boomer, come la Angie, che è diventata una boomer. Angie, sei una boomer. Dov'è l'Angie? Oggi Antonio è moscio. Cos'hai, Antonio? Sei triste? O sei concentrato? Era questo, eh? Vale il 30? Sei una boomer anche te. Sì, un pochino sì. Un pochino sì, non tanto, dai. Che poi io non sapevo, perché sono arrivati i miei amici e mi dicono, e fanno la battuta sui boomer, e io dico, ma scusate, ma che cacchio sono i boomer? Ecco, sei una boomer, boomer. Vabbè, così ho scoperto che cosa sono i boomer. Non lo sapevo, ragazzi, perdonatemi. Metto anche un po' di bianco. Vi sentite un po' boomer? Mia madre è una boomer a manetta proprio. Oggi mi dice perché lei ha WhatsApp sul tablet e non sul cellulare. Cioè ha il cellulare del 15-18 e poi le ho regalato un tablet con WhatsApp. Quindi lei ha WhatsApp solo sul tablet e mi dice: dovresti mandarmi un messaggio al geometra e per favore. E mi puoi dare sia il mio numero di WhatsApp che di cellulare e mi dà il cellulare e io dico mamma ma il numero di cellulare lo devo scrivere su WhatsApp, non gli devo dare il cellulare, cioè fisicamente il cellulare a cosa mi serve? Ok, ecco, mia madre è una boomer.
Sapete i millennial quelli che non troveranno mai lavoro. Svegliato il birbantello. Ciao Tati. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4. Io non voglio fare figura a chiederti chi sono i boomer. No, 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 no. Non te lo chiedo, no. Ti hanno risposto? I millennial sono la Marisa, per esempio. Ciao Happy, bacini. I boomer sono le signore o i signori che praticamente non sanno niente di tecnologia e ti mandano appunto la... tipo il buongiornissimo caffè, la GIF, la mattina con i glitter, e però non ne sanno niente di sta cacchio di tecnologia, vanno a caso e fanno dei casini, giusto? E io sono una boomer e Angie anche. Sì, per certe cose sì, Angie, sei un po' boomer. APAS 1986 CIRD X8, sono indietro. Comunque ho mandato tutti i passaggi da far per collegare gli account a Tati. Rinnovare. L'abbonamento credo sia una cavolata un po' più complicato e collegare gli account. Grazie, Anto. Ma d'ora ho la prescia, ridere acre, papelle, faccina terrorizzata, faccina terrorizzata, Swift Rage 1, Swift Rage 1. Perché la prescia? Ora mi fermo, cosa devo fare? Dove siete arrivati, ragazzi? Vabbè, vi leggo un po' così e andate avanti. I boomer arrivano fino al 1980. Beh, io sono dell'83, quindi va bene, non sono ancora boomer. Io sono super boomer. Tecnicamente si tratta della generazione dei nati durante il boom economico. Vabbè, Marisa, cioè, qua è storia. L'essere imbranati con la tecnologia è un effetto collaterale, esatto. Ho capito anche cosa sono i buongiornissimo caffè. Esatto. Ecco Antonio, i boomer sono nati negli anni del boom economico. Io sono con te. APAS 1986 CIRD X5. Sono indietro di un fiore e mezzo, ridere a crepapelle, ridere a crepapelle, cioè, ridere a crepapelle. Ne hai fatto uno di fiore, Antonio? Come mai? Comunque tornerò su questo perché mi manca un petalo. Poi c'è la generazione Z tipo me che sono del 96. Quelli del 2000 allora, quindi cosa, come si chiamano? Per 3 minuti mollo tutto, devo cercare la ricetta per sti hamburger. Date una ricetta degli hamburger a Sara, vi prego. Anch'io boomerissimo. Beh, ragazzi, cioè, ve la cavate bene, siete su Twitch, non mi sembrate molto boomer. Nel senso che non avete l'effetto collaterale che non sapete una mazza di tecnologia, dai. Cioè, se mia madre la metto qua, su Twitch, fa esplodere il PC praticamente. Ho schiacciato! L'altra volta mi chiama e mi dice, ho schiacciato e mi è uscito un pisello. Cos'hai schiacciato? Marix a trattino basso 95 CIRD. X4. Noi boomer sono nati dal 1946 al 1964, poi c'è la generazione X. Okay. Fino al 1980, poi i millennials fino al 99 e poi la generazione Z. Ma come mai sai tutte queste cose? Scusate. Maya! Maya! Oh! Io volevo venire qua. Vieni, Iru, vieni su, dai. Sì, mi cagano proprio i miei cani. Scusate i pantaloni della tuta. Sara, metti nella carne tritata. Oh, finalmente una cacchio di ricetta per sti hamburger. Si stanno trovando le foto dei paesaggi. Spero di aver inviato a Tati dati dei miei dati sensibili. Oddio. Non credo. Sara trattino basso J trattino basso CIRD. Sì. X4. Ah, allora mi va di culo. Generazione X e non boomer, vecchi. Perché ti va di culo? Perché non sa dire culo questo qua? Oddio.
La maglia fa così perché sono le 17:30 e secondo lei è già ora di pranzo, di cenare, cioè, boh. In più passerà gente, non è che posso uccidere le persone che passano perché sennò lei abbaia. Che cazzo. Allora, anche io faccio come Simonetta, mi sento triste, non ti ho salutata. No, figurati, Maia Canile. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4 di culo è culo culo è. Non dice culo? Cioè, dice culo, ma non dice culo. È un po' confuso questo text to speech. Allora, come andiamo? Mi manca un petalo, ragazzi. Maya, ti do ragione, mi sembra un ottimo momento per cenare. Ma dai, su. Poi lei alle 5 di mattina rompe coglioni che ha fame, giustamente. No, Fra? Comunque sta facendo la guardia perché starà passando qualche Cristo con il cane e non deve permettersi di passare Ora i per la. limoni, signora! Ci vuole un po' di signore limoni ogni tanto. Allora, magenta. C'ho una fame, cazzarola, altro che hamburger. Stasera frittata di zucchine al forno. Bisogna tornare in forma, se no nel vestito ci entro con il binocolo. Queste settimane sono stata un po' così, nel senso che ho mangiato tipo la granita e la pasta strana e poi c'è stata Pasqua e che palle però. Oddio, allora io sto usando questa e la butterò e uso questo. Questo pezzo di carta che sta disintegrando. Ho quasi recuperato un fiore, molto bene. Vali, sono al tuo punto con un dipinto, ma ho sbagliato i contorni. In che senso? In che senso hai sbagliato i contorni? E vado a studiare. Ciao tesoro! Ciao ciao ciao! Ecco, vedi anche tu d'accordo con Maya. Ciao marito. Allora, un po' di viola. Sono stata molto leggera, ragazzi, per i miei gusti. APAS 1986 CIRD X4. Sì. Praticamente hai elencato la mia alimentazione quando cerco di limitarmi. Faccina delusa, faccina delusa. Ma tu sei un uomo! Io non posso mangiare così, divento un botolo. Poi Antonio, quanti anni hai tu? Cioè, io sono anziana. Perché qua, cioè, va bene tutto, ma quando poi superi una certa età, il metabolismo va a farsi fottere. Poi voi uomini, cazzo, mangiate, mangiate, non ingrassate mai. Cioè, non so. Damiano quando deve perdere peso ci mette 5 secondi. 35, sono anzianetto anch'io. Oh, vabbè, sì. Ma non sento niente. Come non senti niente? Ho l'audio attivo. Cosa succede? Come non senti niente? Astiago le cu... Vabbè. Vabbè. Vado a fare un po' di scontornamento qua. Volevo sapere la Franci cosa, che problemi ci sono con i contorni. Comunque dopo vediamo. E poi stai tranquilla perché l'appennaggio al bianca ci viene sempre in soccorso. Vedete, io faccio la riga. Dimmi, Antonio. APAS 1986 CIRD X4. Sì. Se io mi mangio una Big Bebbole ingrasso 4. 2 kg, porca Eva. Una Big Bubble.
Allora, il signor Damiano, da quando ha tolto l'alcol, nel senso che magari si beveva la birra quando guardava la partita o nei pasti, sono calorie completamente vuote, è dimagrito, solo togliendo Sara peso. trattino basso J trattino basso Cird X4. Sì. Oggi ho fatto torta, cacao e pere. Grazie per l'informazione. Stronza, non si fa la torta a cacao e pere quando qualcuno di qua ha dieta. Non si fa. Scusami per il stronza, ma è molto amichevole. Mi sto picchiando con sto picciolo qua. Non è che mi piaccia tanto. Big Bebble. Il mio è super leggero, altro che il tuo. Beh, ma ci sta, eh? Sono tutti troppo scuri. Dopo li sistemiamo, fra. Sara, sei una terrorista. Ma sto stronzo ha detto tutto. Oggi ho fatto la torta cacao pere, così incicciolisco gli altri. Mohaha. Grazie, Tati! Grazie! Applauso per Tati! Grazie! Ho una chicken dance per Tati! Grazie del sub! Tahina Tati just subscribed. Tahina Tati, just subscribe! Senti come siamo americani qua! Allora, questo è troppo scuro. Finalmente ce l'ho fatta! Grande, grazie! I miei di piccioli sembrano stelle marine spiaggiate. No, spiaggiate no, sembrano stelle marine. Ma ci sta! Allora. Grazie tanti, grazie. Ah, il sax sexy ci voleva. Ah, grazie Antonio, grazie Tati. Antonio, ormai sei diventato il mio assistente. Allora, non so a che punto siete voi, ma questo è quello che ho combinato io finora. Adesso io vado a fare la pipì. Saranno cazzi miei. Esatto. È la prima volta che entro su Twitch, sto solo ridendo. Benvenuta nel nostro canale Twitch, te l'ho detto che è più divertente di quel cazzo di Instagram, da quanto non suono. Cosa suonavi? No, aspetta, non me lo dire, prima vado in bagno perché sto morendo e arrivo. Metto il foglio, così voi finite sti cavolo di fiori. Arrivo subito. Wait a moment, please. Ho sentito una scorreggia volante, ragazzi. Chi è che ha lanciato una scorreggia volante? Allora, da quanto non suono, comunque dovresti metterlo da qualche parte su Instagram su come fare. Infatti sto aspettando che la signora Marisa mi faccia il video, così lo metto. Non è finito il fiore, lo finisco stasera. Ok, Antonio ha le foto del processo. Dammi le foto, Antonio, faccio delle slide. Grazie. Cos'hai fatto, mica? Oddio, muoio. Perché meno silenzio di 2 secondi? Non so, avrei messo due o tre emoticons in più. Che
Chi è stato fuori il colpevole? Hai cagato. Comunque il sax. Ah, potresti suonare. Peccato che non c'hai. Non suoni il flauto per suonare il flauto di Titanic brutto. Porca Eva. Ah, l'oboe. Sti cazzi. Se metti troppe lettere uguali, sto bozzo incazza. Ma boh, non ci capisco niente. Non avevo fatto una domanda ad Antonio. Cosa gli hai chiesto? Cose sconce? Cose sconce ad Antonio. Lui poverino è l'unico uomo, cioè oggi è l'unico uomo collegato e noi lo bullizziamo sempre. Dio, sto piangendo, ma cosa è successo, Corinna? Sei abruzzese, Vieni per Antonio. pazzo, sì, pazzo per Gesù. Pazzo per Gesù. Anche pazzo per Gesù e il suo perché. Ragazzi, ci siamo, possiamo andare avanti in questo coso? Perché farei lo sfondo io. Cosa dite? Il forte partito appena sei entrato in bagno. Ci stava però, eh. Vai, Dio non respiro. Ci stava, ci stava. Allora, ragazzi, adesso andiamo per sezioni. Dobbiamo essere straveloci. Prima cosa ci facciamo i colori. No? Ho bisogno di una scrivania più grossa. Allora, ci facciamo i colorini. Figurati di che, scusami, ci mancherebbe. Allora, riutilizzo questo giallo. Ne metto ancora un po'. Quindi giallo e nel giallo ci mettiamo una puntina di verde chiaro e una micro puntina di turchese. Sì, però vale farne un po' di più di colore con un pennello più grande. Vale, i bocci dei fiori li facciamo dopo. Prima facciamo lo sfondo. Allora, non c'è una logica in questo momento per dipingere, nel senso che andava bene iniziare dallo sfondo, andava bene iniziare dai fiori, si possono fare i boccioli prima dello sfondo, va bene tutto. Ho voluto iniziare dai fiori così li abbiamo lì e non ci andiamo sopra con lo sfondo, se no magari facciamo un casino. Ok, questo è il primo colore. Lo facciamo uguale, però ci aggiungiamo un po' più di verde, di verde. Quindi prendo un verde, io prendo un verde ftalo. Poi prendo il giallo. E una punta di blu. Vi swatcho. Vi swatch, ho preso il cazzillo per farvi gli swatch. Sparito. Allora. Questo è il verde più giallo più blu. Questo è il giallo più verde chiaro più turchese. Poi nella foto c'è blu scuro e turchese. Questi sono i due verdi che useremo più blu. Questo blu qua uso, che è un ceruleo. Poi uso l'indigo. No, uso il... Sì, l'indigo. Faccio come le vere YouTubers, le vere beauty guru, no, beauty guru, le vere guru dell'acquarello che fanno gli sguaccini con la foglia. Vabbè. E poi prendiamo il nostro turchese di cobalto. Se non avete il turchese di cobalto, usate un turchese che vi ho messo nel The Kiri Kit. Questi sono i colori che useremo per lo sfondo. Torno al lavoro. Ciao amica, baci baci. Ciao, sono in stazione, non vedo una mazza. Ciao Elena, che fine hai fatto? Che fine hai fatto? Allora.
Lavoriamo per sezioni. Prendo un pennello di medie dimensioni, che non è questo, ma è questo, il Borciani Bonazzi 8 uso, e vado a bagnare, però con la mia faccia di me non si capisce niente. Aspettate che cambio un attimo inquadratura, così vedete meglio. Questo lo metto un attimo su. E magari lo rimpicciolisco un secondo. Dove lo metto? Lo metto qua. E mi avvicino. Così. Ok. Vado a bagnare qui. Il martedì lavoro. Mannaia, questi lavori, basta. Bisogna licenziare. È assurdo, ci fanno solo lavorare. Grazie a te adesso una pizza possiamo almeno qua andarla a mangiare, però solo fuori, eh? E visto e considerato che fa un freddo porco, ancora non è stagione, cioè non è arrivato il momento di mangiare la pizza la sera fuori, quindi bagno tutto, anche le linee che ho fatto per i rametti. Mi fermo qui sotto perché poi questa parte la facciamo in un secondo momento, quindi fino qua bagno sotto a questo petalo qui, in modo tale che se la parte di stacco è piccola non si vedrà lo stacco tra un bagnato su bagnato e l'altro. Lavorare bagnato su bagnato a zone è più facile. Prendo il verde mischiato con il blu e con il giallo, quindi quello più scuro, e vado qui. Vado qui e vado qui. Poi prendo il verde. Io sto usando l'oftalo un po' più scuro e vado qui. Ma si vede quello che sto facendo? Vale, dove vai? Prendo il turchese e con molta parsimonia, senza toccare i petali e andandoci bene intorno, mi raccomando i contorni fateli belli netti, senza Parkinson, vado intorno alla foglia. Basso un po' la luce. Così. Natti! Ciao, non parlo quando c'è la canzone perché da quello ho capito non mi sentite. Ciao Nasti, resetti in pezzi. No, era riposa in pezzi proprio in italiano. Madonna ragazzi, ieri sera ho fatto sto usando il blu di cobalto. Ieri sera ho giocato a The Sims dopo che non ci giocavo, prendo il verde. Quello scuro, il verde più scuro lo chiamerò verde scuro, il verde quello mischiato con il giallo e una punta di turchese lo chiamerò verde chiaro, se no ci stiamo 4 ore. Ieri sera ho giocato dopo millenni a The Sims e mi è morto Carlos e è stato drammatico. Prendo l'indigo. È stato drammatico perché lui è morto, vabbè, le vedete le storie su Instagram, lui è morto, ma sto parlando di The Sims, non è la vita vera, lui è morto nel frattempo che moriva, quindi Dolores, che era sua moglie, piangeva, perché se andate a vedere c'è Dolores con la morte davanti che se lo porta via, nel frattempo, vabbè, le figlie dormivano, ma mi scappa il cane, cioè mi è scappato il cane ragazzi, quindi doppio dramma, un dramma su dramma proprio.
Era in astinenza da cicca, l'hai fatto bene. Hai Amazon Prime, vuoi abbonarti gratis al canale per entrare a far parte della Fix Army? Ma chi cazzo è questo? Chi è Atos? Alla cicca in precedente mio figlio è rimasto scioccato, ora se ne sono andati tutti in stalla, no! Prendo il Verdichiaro. Perché è rimasto scioccato? È un casino fare sto sfondo, lo facciamo un po' a sentimento, eh? Non ci impazziamo troppo. Se no diventiamo pazzi per fare uno sfondo che è fondamentalmente una cosa sfocata. Quindi prendo il turchese, lo posiziono qua. Antonio. Antonio moderatore top. Non vede l'ora di bannare la gente. Prendo il blu di cobalto. Questo poi cosa voleva? Cori, ho usato. Dopo vi faccio vedere cosa facciamo martedì prossimo, perché torniamo ai nostri amati paesaggi. E Cori, ho usato il tuo argento della sminke. E ho fatto una cosa carina, poi vi faccio vedere. Blu scuro. Sto andando veramente, cioè guardo la reference, ma non sto impazzendo. Quindi fate come me, guardate la reference, ma non impazzite. Mischio un po' di indaco con il blu e vado a fare il ramo qui, che va su. È un po' tanto bagnato, quindi lo sistemo con il pennello asciutto. Vedete? È abbastanza inquadrato come ragazzino. Gli sembra strano che sua mamma possa seguire persone allegre. No, era al telefono, volevo fare un ban. Bene. Dica, ah, ottimo. Sì, dopo te lo faccio vedere. Mi ha detto di mettere le cuffie, ma... Nico, si chiama Nico? Ma Nico... La mamma è una giovane, non è una boomer. Diglielo un po'. Io non sono una boomer, io seguo i giovani. E la Isa non la sento da un po'. Siete tutti incasinati neri con nipoti, figli, bambini, smart, no, smart working. Anche smart working, però dad, ora forse la dad è finita. Non ho capito perché, nel senso che mi sa che sta finendo l'anno. Però vabbè, gli fa bene andare a scuola i ragazzi, i bambini. Se io penso al mio liceo e al fatto che loro, poveracci, si stanno perdendo una fetta di divertimento totale, perché per me il liceo è stato, cioè, una figata mostruosa, un po' mi rattristo. Ah, metto qua il verde chiaro, lo faccio sfumare. Che fastidio ste robe sullo schermo. Così creiamo delle macchie, siamo sereni, facciamo questo sfondo un po' a sentimento. Metto di mettere le cuffie, dopo ti dico. Un vero bergamasco, un vero rompiballe. Mio figlio era incavolato perché voleva andare in oratorio. Oddio, ma doveva rientrare per la live. Ma si può andare in oratorio? Sapete quanto tempo ci ho passato in oratorio? Vi lascio un attimo fare. Io praticamente ho passato metà della mia infanzia in oratorio a fare il punto erba e il punto croce. Da lì mi sono talmente rotte i coglioni di cucire che non ho più preso un ago in mano se non per fare i gioielli in soutache. Come va, ragazzi? Tutto a posto i vostri fiori? Brava.
Grazie, però ho capito che uncinetto cucito non fanno per me, ecco. Uncinetto poi lasciamo perdere perché cioè, facevo tipo 60 punti, poi arrivava la maestra perché dove lavoravo prima facevo i corsi in presenza. Facevamo tanti corsi, no? E c'era anche il corso di uncinetto e facevano delle borse mega giganti, spettacolari. Vado a bagnare questa parte fino a questo ramo, ok? Lo lascio fuori il ramo. E quindi niente, mi sono messa lì a provare una volta, ho fatto tutti i miei punti e poi questa mi dice, guarda che nella terza riga tipo hai sbagliato. Preso il filo, l'ha tirato e ha tolto tutto quello che ho fatto. 2 ore di lavoro buttate via. Da lì ho detto: no, ragazzi, cioè, non ci siamo. Ciao, è stato bello, ma l'uncinetto, no, per me, no, per me è no. Ok, bagnato, lo vedete perché è verde. Io convintissima che oggi sarebbe stato facile. Ehi, stiamo alzando il tiro, è qua. Sto guardando la ricetta maionese Bimbi. Cavolo, hamburger non vuoi fare due patatine? Sì, in effetti. Ma perché? Perché fate? Ma che brave che siete, vi fate anche la maionese in casa. Che brave. Meno male che io ho Damiano che fa da mangiare, va. Sennò, se fosse per me, mangeremmo insalata e tonno tutti i giorni. Odio cucinare, soprattutto sto prendendo il verde chiaro, se non si era capito. Soprattutto tagliare le verdure è una cosa che no. Prendo il verde scuro e lo metto qui vicino al verde chiaro. Mi raccomando, i contorni dei petali siate molto accorti. Fateli bene con la punta del pennello. Con calma e precisione. Prendo un po' di blu di cobalto e lo metto un po' qua, anche se non c'è, ce ne sbattiamo, voglio che i fiori risaltino di più. Oggi sono stata veramente molto leggera, per i miei standard. Che ore sono? Ah, sono appena le 6 meno 5, meno. Il mio fa schifo, ma non è vero, ma dai, ragazzi, non mi fate arrabbiare. Dopo comunque faccio le correzioni su Telegram, state tranquilli. Stiamo alzando il tiro perché dopo che abbiamo fatto la pianta grassa ci ho scoperto dei fenomeni, quindi ho detto vabbè, alziamo un po' il tiro. Vi state veramente scatenando a fare cose fighe. Ah, una cosa, vi ricordo che ci sono le t-shirt in promo, le t-shirt dipinte a mano, invece di 25 euro solo fino a giovedì, 20 euro a t-shirt completamente dipinte a mano e personalizzabili. Se ne volete una, scegliamo insieme il soggetto, i colori, mi dite la vostra taglia e ve la faccio e ve la spedisco. T-shirt in promo per tutti. Ora vi leggo. Wait a moment. Lo sapete che se qua mi si asciuga siamo del gatto. Sfumo un po'. Ok. Ok, boh. Sono eremita, non ho voglia di prendere auto per arrivare al paese per un tubetto di maionese. Beh, quello c'è ragione. Io alle elementari ero talmente incazzata perché collegio di suore, bene, ogni porca festività i bimbi facevano lavoretti tipo traforo, dipinti, eccetera, e le bambine relegate in stanzetta a fare appunto croce. Oddio. Sì, in effetti quella distinzione è tristissima. E naturalmente mi finiva sempre la suora. Lavoro che non finivo mai in tempo. Bene,
Oddio, si è scaricata la Canon. Beh, sei fortunata perché a me la suora mi picchiava se non finivo il lavoretto in tempo. Come dire? C'era una bambina da me all'elementare che aveva i capelli lunghi così come i miei, ma ricci, quindi ne aveva tanti. E quando disegnavo o scriveva li andavano davanti agli occhi, la suora ha ben pensato di prendere lo scotch e legarglieli. Montessori proprio. Montessori de noi altri. Non mi esprimo. Ok. Sono eremita, ok. Bene. Ripartiamo. Sì, ripartiamo se la Canon. Canon, cosa fai? Perché non va? Scusate. La Canon è un pasacaffè, sì, effettivamente sì. Dai! APAS 1986 X4. Vi posso dire una cosa schifosissima che mi hanno costretto a fare le suore per punizione. Va bene. Da lì un trauma alimentare. Dici? Dici, dici. Oh Canon, a bella. Scusatemi, ma non so come mai si è impallata la Canon. Ma che cazzo fai, yo? Perché non vai? Ma come mai? Allora, vediamo un po'. Intanto voi intrattenetemi con effetti speciali. Vale, prova a girare la ghiera. Morta? Ora i limoni, signora! Ha voglia di limoni qua. E mettere in posizione che usi. La già non la ghiera dell'obiettivo. E che cosa? Ciao Luca! Bravo Luca! Cazzo, non funzioni! Ah, H non c'è, va bene. H non c'è, ma non si vede. Alleluia! Alleluia, fatto Angie! Ciao Luca, benvenuto, bentornato, bentrovato. Grazie, ci vuole un po' di pazienza con questa tecnologia, vedete sono una boomer anch'io. Grazie Lucas, è tutto grazie a te. Allora, continuiamo questo pezzettino. Non vado qua e non vado neanche sui rami, c'è solo questo pezzo qui. Ok, vado qua. APAS 1986 CIRD sì. X4. Allora vi ho avvisato. Non ascoltate se siete deboli di stomaco, ridere a crepapelle. Praticamente a pranzo mangiavamo e per contorno c'erano i fagiolini. C'erano. Tempo di mangiare un po' e li rimetto tutti. No. Le suore no, per dai. Punizione mi hanno fatto rimangiare quello che avevo rimesso. Da lì non.
No, mangio dai. Più i fagiolini, faccina impaurita, faccina no, blu, sudata, faccina nauseata, faccina che vomita, faccina nauseata, faccina che vomita, Bible tampuno, Bible tampuno, Bible tampuno, Bible tampuno. No, il Bible tampuno non ho capito cos'è, ma Cristoforo Colombo veramente, ma cosa dici? Antonio, ma non l'avete denunciate, ma stiamo scherzando? Faccina blu nauseata, non ci posso credere neanch'io. Ma Antonio, stai scherzando, dai. Cristo santo, ragazzi. Vabbè, no, comunque sempre viva Montessori, uso il blu, non ci voglio neanche pensare a questa cosa perché so di molti miei compagni di classe alle elementari che hanno avuto problemi alimentari per colpa delle suore da grandi, quindi è già tanto Antonio che almeno credo che tu non abbia problemi alimentari, ecco. Però, santo Dio, ste stronze. Quanti anni avevi? Quanti anni avevi? Povero Antonio. Troie suore, quelle lì sono veramente delle stronze. Ora sono arrabbiata. Sono molto arrabbiata. La mia carta qua ha un non so cos'è, un segno sopra. Chi se lo ricorda sotto la suore dai 3-6 anni. Ah, santo cielo. Va bene, continuiamo a dipingere, non mi esprimo. È caduto un velo di tristezza totale. Ok, pure questa è andata. Adesso andiamo, facciamo questo micro pezzettino, va? Questo qua. Mia madre l'ha saputo l'anno scorso e si è incazzata. Ma perché noi sembra normale, cioè da bambini che cacchio ne sai? Anche per me era normale che la suora mi pestasse. Quando mia madre l'è venuta a sapere, gli ha fatto un culo quadrangolare. Poi io, stupida, non sono voluta andare via perché avevo gli amichetti, se no mi avrebbe cambiato scuola. Però per noi bambini, cioè per i bambini è normale questa roba qua, non, che ne sanno loro, ne sappiamo noi. Adesso, sembra un'aurora boreale. Sì, un pochino sì, un pochino sì. Adesso dovremmo fare tutto questo pezzo, però lo divideremo fin qua. Ok? Fino a qua. Quindi bagnate tutto questo pezzo lasciando fuori il ramo. Infatti non l'avevo detto a nessuno, ma perché sembra una roba normale per noi? Cosa ne sapevamo noi che quelle cose non vanno fatte? Cioè, se poi vedi che lo fa con tutti, dici vabbè, sarà una roba normale, no? In realtà di normale veramente c'è ben poco. Spero che quella suora sia morta, soffocata dal suo stesso vomito. Io ho l'acqua lercia e quindi praticamente ho l'acqua che sto mettendo sul foglio blu. Se voi riuscite a cambiare l'acqua è meglio, però me fa niente perché tanto ci andiamo sopra. Con il colore. Ai ai ai, la schiena, la schiena. Sono passata, Vale! Ciao! Deve essere morta la suora. Di Antonio delle elementari perché ha fatto una cosa che non ripeto, ma è stata veramente traumatica. Comunque, sdrammatizziamo un po' di elio, qualcosa così.
Allora, vado col verde scuro qui dentro. Non ancora la morte vale, quando ci vuole. Infatti, cioè, andiamo tutti tra un po' dallo psicologo. Quelli che dicono, ai miei tempi andavamo in giro e ci picchiavamo e ci bullizzavano e chi se ne frega. Siamo tutti frustrati, ma la Cori è sparita. Siamo comunque tutti, non c'è, io non sono cresciuta bene e ho diversi traumi alle mie spalle, ma non per bullismo, io per altri motivi. Credo che se ci fossero state le accortezze che ci sono adesso per i bambini, sicuramente non avrei tutti questi traumi, ecco. Prendo il viola e lo metto qua. E volevo l'altro viola, però. Ok. Sto viola è bellissimo, guardate che meraviglia. Non si vede un tubo, poi vi faccio la foto. Io prima del collegio, dato che i miei lavoravano, venivano a suora a prendermi per fare tipo pranzo dopo scuola, dove alle 17 veniva a prendermi mia madre. Allora un giorno pollo, mangio la carne, l'ho scartata, tutte le venuzze, anche quelle tipo rossicce, nervetti grasso, è arrivata la suora e mi ha ficcato in bocca. Voglio vomitare. Basta! No, amore, sono un po' sconvolta. Dicendo mi mangio tutto, basta ragazzi, basta. E più sto facendo un lavoro di precisione del cavolo, ok? Però basta schifezze di suore perché non ce la posso fare. Mi incazzo come una iena perché l'ho subite e non voglio più sentirne parlare. Quindi ora parliamo di altro. Mandatemi un elio, un piccolo lucio, quello che volete. Intanto metto il verde chiaro con il giallo. Grazie. Grazie, grazie. Mi arrabbio perché non è possibile. Comunque. Sono anche andata a sminchiare sto petalo. Mannaggia. Parliamoci borse di limoni, sì. Per le sue stronze. Bene, una scoreggia ci sta. Allora, prendiamo il blu. Comunque, sì, faccio le shopper dei limoni, faccio le magliette. Anzi, fatemi vedere una cosa sul telefono, se qualcuno mi sta scrivendo. A che ora inizi? Oh, finalmente! Ah, che meraviglia, Lucio! Vado di turquoise, 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 che qua tra un po' sta finendo, mi piange il cuore. Stavo guardando se ci fosse un barlume di cielo azzurro, ma no. Manco per l'anima. Io domani devo andare a fare delle consegne di quadri, spero che ci sia il sole perché vado in scooter. E non verrei mai alluvionarmi, ecco. Ok. C'è questo pezzettino. Lo facciamo viola. Bagnato su asciutto. Quando ci sono dei pezzi piccolini, vado di bagnato su asciutto perché tanto. Cioè, va bene tutto, ma adesso non esageriamo, ecco. Ma abbiamo tutto l'internet racchiuso negli alert? Quasi, Luca. Ci mandi un alert anche lei? La scoreggia era la risposta migliore di tutte. Alla Corinna gli fa troppo ridere la scoreggia. Raga, io le cuffie mi sento una ridere crepapelle.
Allora, giriamo il foglio perché di qua è bagnato, se no andiamo a fare un macello. Se lo mando io ci giochiamo un altro petalo. Manda, manda. Bagno, eh. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4. Ma il disagio è contare a me piasa Nutella alle 2 di notte mentre andavo in bagno. Grande, grande Sara, anche a me succede, è un disastro. Io vado in fissa con delle canzoni assurde a caso e poi mi sveglio la notte per andare in bagno, me la canto e poi non riesco a dormire perché ce l'ho in testa. Fantastico. Benvenuti nel disagio. Allora, qua bagniamo tutto, facciamo tutta questa parte velocemente. Ditemi un po' come sta andando i vostri fiori, come stanno andando, perché non ho notizie. Non ditemi fanno cagare, per favore, perché tanto poi fate delle meraviglie. Ho il naso tappato perché ho l'allergia. Questo fondo è spettacolare. Grazie, Vale. Cantare porco mondo. Ah. Poi volevo usare i super granulati con voi. Oddio, no, lo starnuto. Mannaggia, l'allergia. Pensano col coronavirus, invece allergia. Ora tiro su col naso, come i vecchi. Scusate. Non è vero che ho una caccocromia. Salute, grazie. I miei sono come la Nutella, dai. I fiori mi erano venuti bene, poi lo sfondo ha asfaltato tutto. Non lo so, Angie, non ti credo più. No, volevo sapere se state capendo, se devo fare se avete delle domande, eccetera. No, amico, dal naso. Salute, grazie. E ho intinto il pennello nella tisana. Bene. Perfettone. Allora, qui c'è un tipo, come si chiama? Una foglia gigante, facciamola. Col verde chiaro, tocchetti di verde scuro. E dove finisce la foglia? Fammi capire. Qui finisce. Vale, basta che non ti infili il fazzoletto nella manica. Lo faccio, Cori. Lo faccio e lo faccio anche in mezzo alle zinne. Mi dispiace. Sono una boomer anche in quello. Quando non ho. Vabbè, ora non ho le maniche perché ho le maniche corte. Però quando non ho le tasche, va dritto nella manica o va dritto nelle tette. Questa è una confessione, mi dispiace. No, me ne vado. No! Dove lo metto? Dove lo metto il fazzoletto? Madonna, boomer con fazzoletto fra i Vabbè, ma dove? Scusate, se non ho le tasche, dove lo metto? So che ora vi verrete a dirmi di mettermelo nel culo, però. Cioè. Dobbiamo essere realistici. No? Un attimo, Faccio sto pezzo. Voi mi fate parlare di boomeraggi. E poi faccio delle schifezze. Ok. Sfumo. A me mi piace Nutella, gelato capanna e merendini in quantità. Le cornetti con latte, maionese, ketchup, quanto la vita fa. Danna.
Ma le tette no, ma come no? In borsa? No, no, in borsa ho lo zaino io. Sotto la gamba, sulla sedia lo butti, anche sotto la gamba lo metto, però quando sono in piedi, cioè, bisogna tenerlo da qualche parte. E quel qualche parte è o in mezzo alle zinne oppure. Dov'è la Steffi? La Steffi mi appoggerebbe in questo. Quando serve la Steffi non c'è mai. Bevo il vino rosso e il fazzoletto nelle tette. Ci metto le matite tra le tette, vedi? Ma dai pure io nella manica. Vedi? Vale che bello e bellissimo. Grazie, grazie. Confesso anche io nella manica. Ragazzi, ora tutte le ragazze mi dirà, e ragazzi, perché non vedo perché i ragazzi non debbano mettere il fazzoletto nella manica, mi dicano chi è che si mette il fazzoletto da boomer nella manica o in mezzo alle zinne. Dai, facciamo una confessione. Cioè, dai, non è così strano. Un po' me l'ha passata mia mamma sta moda, eh. Adesso, per esempio, l'ho appoggiato sotto la scrivania perché ho un piano d'appoggio. Però se non ce l'ho, scusate se io parlo e continuo qua perché si è già asciugato e poi sapete che l'acquarello non perdona come corona, corona non perdona. Oh, signor. Sì? Sara trattino basso J trattino basso Cird Sì. X4. Ma come minimo se lo facessi io nelle tette il moccio mi si spalmerebbe sulle tette. Sempre che lo ritrovo ancora. Male, vi amo veramente tanto. Ok, lo sfondo è servito. Adesso dobbiamo fare i rami. Intanto vi leggo. Allora, Baby sta babysitterando, mi pare. Ah, ok. La mia connessione è salta. Sì, Paola, sei tu, credo. In mezzo alle zine ci mettevo i soldi. Ah, Madonna, davvero? Qua escono altarini, ragazzi. Raga, è stato bello finché è durato, mi porterò nel cuore. Ciao. Cori, no, dai. Paola mi saltava prima, ora no. Ma ho la rinite cronica per cui mi cola sempre il naso, anch'io, Babi, però mi hanno anche operata, non è servita niente. Il fazzoletto nella manica mi ricorda mia nonna, ecco bene, che schifo. Sara trattino basso J trattino basso Cird X4. Cioè, anche oggi abbiamo dato. Fra Sì, mocce, infatti. scorregge, vomito color piselli. C'è Nasti che dice: tutto c'è antigenico, sappiatelo, ve lo dice una biologa. Vabbè, Nasti, cosa devo fare? Lo devo buttare via subito. Cioè, mi soffio il naso, lo caccio via. No, che spreco. Andiamo a fare i rami, va che l'è meglio. Allora, i rami sono blu, viola e magenta. Quindi partiamo da il blu scuro. Quindi usiamo un indaco. Sì, c'è questo uccellino che sta facendo avanti e indietro. Facciamo un bagnato su asciutto perché tanto vado più vicina. Perché tanto è una roba piccola. Ah, partiamo dall'indaco. Poi c'è questo uccellino fuori che sta impazzendo, non so cosa fa, va avanti e indietro e sbatte le ali fortissimo. Aspettate che devo spruzzare l'acqua sugli acquarelli. Sì,
Se proprio popolo non vuoi buttarlo, cosa? Beh, nella tasca dei pantaloni, ma non a contatto con la pelle. Vabbè, ma allergia. Allergica e dopo questa posso uscire. Ora sì che vi riconosco. Ciao, Vale. E i microbi no. Spattaccarsi il mossico sulle dita anche no. Capito, dai, c'è roba mia, no? Non è che lo vado a spatasciare sulla faccia della gente. Mi fanno pisciare da ridere quelli che hanno la mascherina. Devono starnutire, ma attenzione, si tolgono la mascherina per non starnutirci dentro. Ora, voglio dire, spiegatemi il senso. Non boh. Bah, vabbè, comunque. E i microbi? No, no cosa? La mascherina. Raga, stiamo alle confessioni intime, quelle quando il rapporto diventa vecchio. Qui ho capito tutto dall'ultimo anno di vita, che boomer, esatto. Sì, poi non è che ti metti in tasca un fazzoletto pieno, ma infatti, cioè, ora poi soprattutto adesso, cioè, non è che puoi aspettare che si asciughi come un tempo, ecco. Però, oddio. Vabbè, continuiamo con questi rametti alternando un po' il blu scuro con un po' di magenta. Ho fatto anch'io i petali Parkinson. Ma rimediamo, rimediamo. Prendo un po' di come si chiama? Vabbè, blu scuro. Oggi sono dislessica come ieri e l'altro ieri. Non ci se ne esce. Grigio di Payne, grigio di Payne. E vado fino qua sotto. Viola. E lo sfumo con Madonna, tutto molto scuro. Aspettate. Ecco, ora si vede un po' di più. Visto che qui in realtà è un po' sfocato, vado con il pennello pulito e leggermente bagnato a sfumare il bordo. Vedete così? Che silenzio. Allora. Quelli non ho capito tutto, neanche boomer, che schizzinosi, te lo spiego io, la rappresentazione del 40-50 italiani, esatto, sì, è un po' cattiva ma hai ragione, niente, ho perso il turno, in che senso Angie? Sì, no, hai ragione che togliersi la mascherina per starnutire è da prima guerra mondiale, insomma. Lo scorso 4 marzo lei è andata a Bari. No, io non Ciao ero Gareppa, benvenuto! Benvenutissimi, wow! Lo scorso 4 marzo lei è andata a Bari. Oh Madonna, ciao Arcrapido! Mi faccio vedere un attimo per i nuovi arrivati. Ciao a tutti! Come state? Da dove arrivate? Noi facciamo il corso di acquarello, siamo qui dalle 4:30 di pingere sti cazzo di frangipani. Ah, no, ma tutto bene. Ah, sento cielo. Grazie per gli applausi. Buonasera, arrivo dalla Toscana. Wow, dalla Toscana dove? Io sono Ligure. Siamo vicini. Siamo vicini. E
ogni martedì facciamo il corso di acquarello. Il corso di acquarello che però qua c'è un po' di riflesso. Vale, hai cambiato la zoomata, il follow si vede tagliato. Il follow si vede tagliato? Non lo so, Cori, dovrebbe arrivare un altro follow per vedere dove si è ficcato. Allora, io allatto Alessandrina di Pingo, ma che meraviglia! Niente, raga, vi seguivo, ma Vigo perso ai rami, ma infatti stava andando troppo bene e sono troppo lenta. Vabbè, aspettiamo un attimo. Tranquilla. E quelli che tolgono la mascherina per tossire, stanno e mettono avanti e poi rimettono. Ma sì, in effetti. È appunto il titolo che mi ha tirato. Caro. Ma sei. Ti do del matto. Arrivo, eh. Ok, grazie per questa chicken che. Dedichiamo ai nuovi arrivati. Facciamo sentire la chicken, appunto. Asdrafil, caro cara, dimmi se ti devo dare nel maschile o nel femminile, soprattutto dimmi magari il tuo nome, così sono un po' più agevolata, visto che avete tutti dei nick che sono praticamente generati da boh. Non lo so. Ora i limoni, signora! Vale, aspettaci. Mi fermo. Mi fermo. Intanto c'è Maya che rompe i coglions. No, raga, rinuncio. Ma fra! Vabbè, c'è mio figlio che impazzisce ogni volta che parte il gallo. Maschile, ok. Cosa fai? Dipingi? Perché se dipingi, vieni a dipingere con noi martedì. Se fai punto esclamativo Telegram ti esce anche il gruppo Telegram dove ci supportiamo per i nostri problemi acquisti compulsivi e niente, facciamo un po' di gruppo di autoaiuto e sistemiamo i dipinti, li correggo, così. Allora, ragazzi, cioè sono le 6:30, dobbiamo darci una mossa. Grazie, Timo. Grazie, Cori. Diamoci una mossa, dai, che ci sono sti rami. Che cosa vuoi che sia un ramo? Dai, dai. Allora, qua sopra andiamo di magenta. C'è odore di carne. Non mi dite che c'è gente che sta facendo la brace, se no ciocco. Anche se noi l'abbiamo fatta domenica. Lascio un attimo i rami, ok. Andiamo con i boccioli. Un attimo, fammi finire i rami. Sono un amatorialissimo principiante. No, figurati, non reggerei il confronto con chi? Esattamente. Esattamente. Qua c'è gente che è arrivata e non sapeva tenere un pennello in mano. Abbiamo fatto tutto un percorso. Quindi non c'è problema, non c'è competizione, siamo qua per divertirci. Siamo un po' rincoglioniti, quindi ci divertiamo. Comunque. Ecco, questo ramo sembra molto chiaro, ma in realtà non lo è. Scuriamolo un po' in certi punti. Dando dei tocchettini e poi sfumandoli. Ok, così. Sto usando l'indaco e il viola e una punta di magenta. Qui siamo tutti principianti, vai tranquillo. La Vale fa miracoli. Sì. Soprattutto con la Betty, perché dovete sapere che la Betty
era non vedente. Scherzo. Qua uso il viola. Uso il viola. Ora voi lo vedete molto chiaro perché ho alzato la luce della ring light, però è un po' più forte, è un po' più contrastato. Però ho alzato un po' la luce così vedete meglio. Ma Antonio, ci sei ancora? A me quando Antonio non parla mi preoccupo. Poi aggiungo un po' di scuri con il viola e una punta di indaco. Ok. A fine corso riuscirete a tenere il pennello oltre che in mano anche tra il labbro, esatto, nella succhia. Mi hai fatto ridere, Vale, mi hai fatto sbagliare. No, scusa, cosa ho detto? Sono venuta lì per la festa dell'unicorno magnifica. Ma cosa state dicendo? Comunque sono di Vinci in provincia di Firenze. Oh, figo! Mi manca tutto quel bel via vai di gente. Se fai come il tuo compaesano fai capolavori. Chi è il compaesano di Asdrafil? Da Vinci? Comunque buongiornissimo caffè Vale, ragazzi, veramente. Oggi parlavamo di boomer, mi sento una boomer, veramente. È arrivato Damiano, i cani abbaiano. Oh, possiamo dedicarci a sti cacchio di boccioli e poi prendiamo la penna gel che fa sempre miracoli. Leonardo, sì. Si è scaricato il tel. Come? Ma non il PC. Sì, infatti credo che intenda Leonardo da Vinci. Sì, infatti credo anch'io, però io dormo e... Magenta, ragazzi. Magenta qua. Scusate, cani. Poi viola, cioè c'è pure vento, ma cosa sta tornando l'autunno? Che palle. Leonardo, Leonardo da Vinci, sì. Cosa si mangia a Firenze? Sono venuta a Firenze tipo 1,5 miliardi di volte, l'unica cosa che mi ricordo sono da mangiare, sono i cantucci e il vin santo. E al liceo ci siamo ubriacati, siamo andati a mangiare fuori con i professori, non so perché ci hanno fatto... prendere il cantuccio e vin santo, ci siamo ubriacati sia noi che professori. Bene. Però vabbè, Firenze essendo vicino a me, ci sono andata 1 milione di volte come a Pisa. La trippa, che buona! Sì, come si chiama? Il lampredotto, vero? È il lampredotto? Damiano l'ha assaggiato il panino con lampredotto? Se è quello. Perché qua d'estate facevano, prima del Covid, lo street food fest e c'erano tutti i piatti. Ho tolto un po' di colore nel mezzo con il pennello asciutto e pulito, come l'Ines Seta. Basta, la smetto. Buono il lampredotto, anche se io francamente non lo apprezzo. Non lo apprezzo del suo lavoro in genere inventore. Sì, hai ragione, anche per quello è molto bravo. No, niente di tagliare i fiori dal foglio. Aspetta, Angie, fammi vedere prima. Aspetta. La sbrizzolona. La sbrizzolona non è tipo... La fanno anche in Trentino dal mio fidanzato. La voglio ora. È tutto a posto, comunque è giunta l'ora che voi mi diciate cosa mangiate stasera. Io ve l'ho detto, frittata di zucchini, ci metto qua un po' di viola sempre.
No, la goccia sul pennello, no. Stasera facciamo un ride, ragazzi. Vorrei fare un ride, ma il problema è che quando finiamo la live io devo scappare, quindi non è che posso stare lì a parlare con quelli a cui ho fatto il ride. Comunque, la sbrisolona originale dell'Emilia. Ah, ma la sbrisolona non è mantovana, ragazzi. Infatti, merluzzo in umido con patate e pomodorini. Nasti, a me fa schifo il merluzzo. Come fai? Boh. La sbrizzolone mantovana, la cecina è toscana, che poi è una copia della nostra farinata. No, perché ho preso questo magenta che è molto più caldo? Aiuto. Ok, prendo il viola. Ok, una Getsamboing. C'ho un pelo negli acquarelli. Questo è molto più scuro. Tolgo un po' di colore. Scusate se non vi leggo, ma... Ok. Ok, non è finito perché voglio aggiungere i particolari con la penna gel, perché sapete che la penna gel nasconde tutte le magagne. Allora, la sbrisolona mantovana, insalata di avocado e gamberi. Buona! Mi sembra come la domanda di chi ha inventato gli spaghetti. Risotto con asparagi e zafferano. Buono, sì che ora ci sono gli asparagi, sono molto buoni. Risotto ai formaggi, ma che buono! Che formaggi ci metti? Minestrone surgelato. Rox, mettici il pesto nel minestrone. Vedi che bontà. Scalzati la principessa dei peli negli acquarelli sui pennelli sono io. Non lo so, Cori, avendo due cani volano peli sugli acquarelli ovunque. Pregi i difetti di questa carta, che stai usando la Sounders. È una spugna, si asciuga tutto subitissimo, il colore si toglie benissimo quando si usa il pennello bagnato. Ok, quindi magari... Prova a bagnare di più. Con il frangipane mi è venuta voglia di andare in Polinese. Eh beh, certo sono di Genova. Brava, buttaci dentro. Me lo dimentico sempre che sei. Dite qualcosa a Corinna che vomita con il minestrone al pesto, per favore. Allora, io prendo il mio amatissimo Uniposca bianco. Magari collabori. Oh, ti sei. Non mi dire che ha finito. Ce n'ho un altro, però. Ok. Il minestrone col pesto. Non puoi vomitarmi il minestrone col pesto. Allora vado a sistemare un po' queste linee qua che sono parkinsoniane. Così, vedete che ho fatto questo petalo. Cioè, ma Damiano mi parla qua fuori, lo sentite anche voi? Vabbè, ok, vado qua. Sto coso è scarico, prendo l'altro. Ciao, è stato bello. Nuovo di Trinca, non mi dite, vai in Polinesia per il viaggio di nozze? No, non credo proprio, perché al massimo andiamo alle Maldive, ma non voglio andare troppo lontano perché non voglio lasciare i cani da soli troppo tempo e non so neanche se si potrà fare il viaggio di nozze. E poi c'è in canna un altro progetto che vi devo dire, se andrà in porto ve lo dirò. E quindi andranno via altri soldi. Scusate il rumore, ma devo farlo rinvenire. Bene, allora inizio a fare i rami. Bene, ma non benissimo.
Vale, hai visto che stanno facendo la pubblicità del sugo al pesto e pomodoro? Sacrilegio. Cos'è della Barilla? È buono, pomodoro e pesto sono buonissimi. Si chiama il sugo alla Portofino. Porca. Oh! Però se il pesto fa cagare non è il massimo. Sì, sentiamo biascicare, ma non si sente cosa dice. Ah, ok. Comunque non so se sto per bestemmiare per i genovesi, io adoro il pesto col sugo di pomodoro, è buono, anzi, pomodorini e pesto, è buonissimo anche sulla pizza, però il pesto deve essere buono. Nascere a Genova significa scoprire a 26 anni che con pesto non si intende il pesto alla genovese, ma una salsa generica tipo, veramente? È il pesto siciliano, esatto, pesto siciliano. Oh, sia lodato Gesù Cristo. Quando comprate gli Uniposca e mi dite non funziona, no, non è che non funziona, è che bisogna star qua a rompergli le palle 3 ore. Ok, ecco. Che prurito al naso, ragazzi. Continuiamo con i nostri fiori. Comunque sì, pomodorini e pesto buonissimi. E se dovete proprio proprio comprare un pesto commerciale, se trovate in novella, va bene, tutto il resto è cacca. Vado qua perché non riesco, anzi, mi giro, va. Pesto Barilla, pesto Giovanni Rana, no. Nel minestrone ancora ve lo posso far passare, ma con la pasta o con le lasagne, no, no. Ok. Confermo per il novella, esatto. Quest'estate sono passato da Genova e sono portato via un barattone di pesto sero. Bravo! E spero che tu abbia fatto colazione con la focaccia puzzata nel cappuccino. Lo so, vi sembra una schifezza, ma in realtà è la cosa più buona del mondo. E vedere l'olio della focaccia che galleggia nel latte è una delle soddisfazioni più grandi della mia vita. Anche se a volte preferisco il cornetto, però questa è la colazione tipica ligure. Ci sono i boomer che al bar si prendono la colazione con il bianco e la focaccia, attenzione, con le cipolle. Oh, ma vuoi scrivere? Perché non scrivere? Cioè, vabbè. Uniposca? A parte che Uniposca dovrebbe mandarmi una fornitura per 40 anni. Ma io non sono nessuno e non mi cagano. Quando poi avrò le forniture, dovrò ringraziare voi. Dai! Comunque ci sono degli Uniposca che secondo me sono altamente fallati, perché non è possibile, dai, che devo stare 3 ore a rompergli le palle nel... Cioè, vabbè. Vi saluto. Ciao Paola, buon appetito. Pesto novella mai visto. Dove lo si trova? Credo alla Coop che ce l'hanno. Focaccia più cappuccino unesco. Esatto. Comunque credo che la Corinna se vomitava con come si chiama? Il minestrone col pesto mi sviene con la focaccia nel cappuccino. Una cosa che mi è... Facciamo i rami solo la parte superiore con il bianco. Una cosa che mi è mancata tantissimo in quarantena è stato fare colazione al bar,
Io non è che sono una che va tutti i giorni al bar, però è una delle cose che mi piace di più fare la colazione al bar, appunto con la focaccia, col cappuccino o con la brioche. E la prima cosa che ho fatto quando hanno riaperto è stata andare a prendermi un cappuccino da asporto. Concordo, e li becco tutti io di solito nei post scaffallati, ma ci siamo in due, guarda. Bisogna scrivere all'Osama. È solo il pesto del minestrone che proprio ogni volta che fa lo dite mi fa schifo. Ma l'hai mai assaggiato? Fai come i bambini, se non assaggi non lo puoi sapere. Ma con la pasta, eh? Sì, sto uniposca è fallato. Porca Eva, oh. Devo dirlo alla Francesca del negozio. Comunque inizio ad avere una fame, ragazzi, che sto morendo. Vi giuro. Come Antonio Fagiolini, vabbè, basta, va bene. Ma dove l'hai assaggiato? È impossibile. Cioè, sarei andata in Sicilia a mangiarlo, non qui, perché se lo mangi qui non ti può fare schifo. Vabbè, dai, scherzo, i gusti sono gusti. Ognuno mangia quello che si sente, però è strano, perché cioè, è gustoso. Tipo io non mangio la frutta aspra, per me le fragole sono al limite e non le mangio così, se non ci sono, tipo se non ci metto sopra il cioccolato fuso o che cazzo, la panna, il gelato, vabbè, il top di gamma, però le fragole così per me sono immangiabili. Ok. Direi che ci siamo quasi. Anzi, ci siamo. Ci ho messo 3 ore e mezza per fare sta cagata. Cioè, aspettate che abbasso un po' la luce. Mi dà fastidissimo, ti prego, basta. Scusami. Come in Toscana. No, io ho trovato l'uniposca che scriveva, però va molto a culo. Ecco, così è un po' più veritiero. Lo stacchiamo? Come va voi ragazzi? Avete fatto? Avete fatto? Non so la gente che si. Grazie Antonio, grazie. Ecco qua i miei fiorellini da boomer. Corinna, dove hai trovato il minestrone al pesto in Toscana? Bella domanda. Bravo, Anto uguale. Ciao Vale, ciao ragazzi, mi mascherate a martedì. Grazie Sara, bacino, buon appetito. Ok, ce l'abbiamo fatta fare questa cosa. E adesso, come al solito, aspetto i vostri lavori su Telegram perché il posto l'ho già fatto. Anch'io voglio vedere i lavori su Telegram. Intanto sposto cose. Allora, le prossime dirette voglio assolutamente provare. E di nuovo il super, cioè di nuovo la fusaggine liquida, cose extra, non il corso. E poi voglio usare i super granulati con voi per farveli vedere bene. Intanto vi faccio vedere cosa facciamo martedì. Pronti per martedì? Vale, dove vi trovo su Telegram? Ve lo dico subito, adesso vi metto
Io posto solo per simpatia terribile, non lo dire neanche per scherzo. Telegram. Eccolo qua. Questo è il nostro gruppo Telegram. Vieni a trovarci su Telegram. Se vieni su Telegram, cioè, e cambi nick, fatti riconoscere perché io sono ritardata e non vi riconosco mai. Allora, ho fatto questo paesaggio con i super granulati, tutto super granulati, ma mi sembra un po' too much. Aspettate che cambio inquadratura, così lo vedete. Quindi lo rifaremo, se non avete super granulati è lo stesso, nel senso che non è che bisogna farlo con quelli, se no non viene. Io ho provato a farlo con quelli e lo faremo un po' con i super granulati e un po' con gli acquarelli normali, perché questo è un po' troppo per i miei gusti. Quindi ritorniamo a fare i paesaggi. Secondo paesaggio. Questo che mi piace davvero tanto tanto tanto, Cori, ho usato il tuo argento e l'oro. Se non avete l'argento e l'oro fa niente, usiamo il bianco dell'acquarello. Pazzesco, gente che usa il bianco. Io tornerò a fare cagare. No, Antonio, facciamo un po' e un po' figurativo, un pochino meno figurativo. E quindi niente, martedì prossimo ci dedichiamo a queste cose qua. Ok? Tanto non verrà mai uguale, è impossibile. Dai, Cori, anche tu devi usare i tuoi Daniels. No, cos'è che hai comprato? Quegli acquarelli super fichi che costano poco? Lo so che hai l'esame, però dai, vieni a dipingere con noi. Quindi, settimana prossima, paesaggini. Ok. Allora, andiamo un po' su Telegram. Cos'hai scritto, Antonio? Ah, ok, Roman. Non capivo. Sembrava tipo un insulto. Tanto vado a vedere su. Apro Telegram intanto. Indovinate? Mi scappa la pipì di nuovo. Telegram web. Ti avviso, la foto che ti mando su Telegram sarà ancora scocciata. Vabbè, dai, per quello va bene. Anche se c'è la tovaglia, va bene, dai. Allora, vediamo un po', adesso poi vi faccio vedere anche a voi. Non è arrivato ancora niente. Ah sì, oh che bello. Allora. Solo la Franci me l'ha mandato, vi faccio vedere. Intanto, non fate ripartire il farto, muoio di nuovo. Oggi ho rivalutato la carta Langdon. Perché? Cos'è successo oggi, Antonio? Allora, Telegram. Franci, è bellissimo, è delicatissimo, è bellissimo, mi piace un sacco. Avrei messo un po' più di giallo. Allora, vi dico una cosa, ragazzi. Quando usiamo il giallo, va bene se manca un ramo? Sì, va benissimo. Invio, invia, invia. Non fate ripartire il fart. Antonio, ma come fa a cagare? Aspettate. Allora, cosa? Io sono stata molto leggera con il giallo, però va un po' caricato il giallo, perché sennò sparisce. Quindi quando abbiamo fatto i limoni, ho visto che il giallo è un po' scomparso. Adesso caricherei un po' di più il giallo, se lo rifarete mai. Però Franci a me piace. È molto carino, cioè molto delicato, mi piace veramente tanto, brava. Spengo la canna. Poi. Ciu ciu! Ma che bello! Mi piace, molto brava, brava, bello. Lo taglierei però dritto, ti prego. Non lo lasciare così, che merita, mi piace, brava. Sì. Ok, sto aspettando che mi mandiate cose. Io con i cieli peggio faccio più cagare. Vabbè, pazienza. Si impara, siamo qua per imparare.
Si è comportata molto bene, forse i primi fogli erano una cagata. Cose strane delle carte. Antonio, vaffancucco. Sono più belli dei miei. Ti odio, Antonio. Scherzo. Sono bellissimi, Antonio. Questo bianco come l'hai fatto? Cosa hai messo? Sì, infatti potevo mettere il bianco acquarello. Sì, wow, veramente. Ti premetto che il colore del centro dei fiori l'ho cambiato per sbaglio, ora indietro non ho controllato. È bellissimo, Antonio. Antonio fuori. Guardate che meraviglia. Antonio col figurativo spacca i culi. E devo fare un altro stato sui fiori perché sono rimasta leggera. Ormai ho imparato a mandare le foto prima delle tue. Ho un po' lasciato il bianco del foglio. Bravissimo, Anto. Bravissimo. Ma questi vendili, cioè, cosa te ne fai? Guarda che meraviglia. Vendili, santo Dio. Mari, bellissimi. L'unica cosa che ti posso dire è che il bianco è un po' troppo, nel senso che è troppo contorno. Per esempio, ti faccio vedere qua. Vedi che ho fatto sì il contorno bianco, però non tutto il petalo con lo stesso spessore del bianco, sennò viene troppo finto. È un po' la pena gel. Ah, ecco, però è bellissimo. Strabello, veramente. Quindi dicevo, i contorni sì, ma non tutti uguali, se no sembrano finti. Però benissimo, sappi che non so se hai usato l'uniposca, penso di sì, si scioglie con l'acqua, quindi puoi tranquillamente riprenderlo. Però mi piace, bravi, bravi, era un po' complicato. Bunny, Fra, ma è bellissimo! Francia, è bellissimo! Ciao! Ciao, buon appetito, Asdrafil. Ti aspettiamo su Telegram o martedì se vorrai venire qua. Aspettate che dico a Damiano di far da mangiare, sennò qua moriamo di fame. Chi cacchio è che mi ha chiamato adesso? Oddio, mi hanno fatto un ordine su Etsy. Volete sapere cos'è? Apas 1986 CIRD Sì. X4. Ti dirò, oltre al fatto che vorrei tenerli come ti avevo detto. Mia sorella sta facendo casa e ogni volta questa starebbe bene lì in quest'altro lì. E me li sta fottendo tutti ridere a crepapelle, ridere a Ah, ecco. crepapelle, ridere a crepapelle. Te li sta fottendo tua sorella. Mi hanno preso un segnalibro di Among Us. Bene, bene, molto bene. Io gruppo di matti artisti vi lascio, grazie. Ciao Maio, buona serata. Mua, bacino, bacino. Poi torniamo alla Franci. Che è meraviglioso, Franci. Sì, manca un ramo, ma a me piace un sacco come fai gli sfondi. Bellissimo, veramente bello. Io non ho correzioni, molte correzioni da farvi, ragazzi. Perché state diventando dei mostri, veramente. Franci, ma perché? Siete bravissimi, Vale Sgrani? In che senso? Cosa vuol dire Vale Sgrani? Mi faccio vedere te in momenti più tranquilli. Sì, tranquilla. È strafico fra. Io vorrei rendere i fiori più scuri. Secondo me il contrasto con lo sfondo invece sta bene. L'unica cosa che puoi fare è, ma proprio leggermente, se no viene troppo scuro rispetto ai fiori, i pirulini dentro. Leggermente più scuri, ma il resto lo lascerei così perché sta veramente bene, Fra, mi piace un sacco. Io ti vedo male, ma forse sono io. Mi vedete male, ragazzi? Dai, Isia, frangipane, bellissimo. L'unica cosa che ti posso consigliare, scusate, gli occhi iniziano a rompere i coglioni, è di contornare leggermente con la penna gel bianca, così avrai i petali un pochino più definiti. E
tipo qua o anche qui e anche qua che sono leggermente frastagliati, ma per il resto è bellissimo. Brava, brava, brava. Ero io, ho aggiornato. Ok. Devo comprare la penna gel. Se devi comprarla, c'è la mia lista Amazon, vediamo se così funziona. Aspetta. Ok, cioè è il Parkinson, no, siete tutti bravissimi, vado a sotterrare, ma smettila. Allora, nella mia lista Amazon ho messo sia i Luniposca che queste penne gel, che sono le uniche penne gel che funzionano sull'acquarello. Non buttate soldi a comprare altre penne perché solo queste scrivono, mi dispiace. Le ho provate io per voi, ho buttato via un botto di soldi. Grazie Cori. Vi dico che sulla lista Amazon prendo una percentuale, tipo che se comprate l'Uniposca io prendo 20 centesimi. Ok? Quindi una piccola percentuale la prendo. Però ho fatto tutte le liste con tutte le cose divise per categoria. L'ho già messa nel carrello l'altra settimana. Ecco. Poi, Angie, che bello! Angie, stai diventando un mostro, sei bravissimo, è bellissimo. Tantissimo mi piace. Non ho correzioni, se proprio dovessi una rompicoglioni, qua sotto l'avrei un pochettino scurito, la metto. Il resto è bellissimo, mi piace anche il centro aranciato, anche se non hai usato il magenta un po' più carico, è veramente bello. Grazie Angie, bello, bello. Sapete che c'è un'artista che fa mandala, che quella penna gialla usa come fondo su carta nera per usare i colori chiari? Sono una bomba. Costano una fucilata, però durano, eh? Fiori di Angie mi piacciono un sacco. Sì, Angie, veramente. Vale, mi è morto tutto, non ho sentito. Ho detto che è bellissimo, Angie. È veramente bellissimo. L'unica cosa, se proprio devo essere pignola, è se vuoi scurire qua sotto il rametto. Ma per il resto mi piace tantissimo, bravissima, stai diventando un mostro. Mi sono persi i rami sotto, te l'ho detto. Stai diventando bravissima, mi piacciono anche i puntini dentro aranciati che hai fatto. Veramente fico, bravo, bravo, brava Angie. Postali questi lavori, perché non li posti? Non li posti mai. Sono bellissimi, cioè stai diventando veramente brava. Quanto cazzo scrivete, ragazzi? A me lo sfondo non piace, ma come un mostro. No, no, veramente, stai diventando veramente brava. Ma tutti voi state diventando bravi, bravi. Guarda che bello. In realtà, quello che ho notato io è che siete molto più portati a fare il figurativo rispetto a cose come i paesaggi che vi ho fatto vedere prima, che sono un po' più astratti. Io ero partita dai paesaggi astratti perché non serve disegnare. Non serve saper disegnare. Poi stiamo salendo un po' di livello piano piano, ma voglio continuare a portare parallelamente anche i paesaggi, perché secondo me quelle cose lì allenano tantissimo il bagnato su bagnato e vi aiuterebbero tanto. Brava, postali. Forse mi è arrivato un altro disegno? No. Siete voi che vi parlate. Bene, quanti altri mi dovete mandare il disegno? Che se no vado a magnare. Comunque siete veramente diventati bravi e l'acquarello, vi ripeto, è una tecnica stronzissima. Poi vi preparerò un altro figurativo. Volevo fare delle margherite, però molto schizzate, molto più intuitive che tipo questi che sono molto più precisi. Voglio che piano piano tirate fuori, anche se già lo vedo il vostro stile, perché non c'è una cosa uguale a quello che faccio io, nel senso che per fortuna mettete molto del vostro nelle cose che fate. Però se facciamo delle cose un po' meno figurative, accademiche, tipo questo, e lavoriamo con le macchie, con le fioriture, con il mio naso tappato anche. Scusate. Poi non è uscito niente.
vi aiuta a capire come lavorare col bagnato su bagnato, con le macchie, eccetera. Quindi secondo me è una cosa abbastanza interessante. Allora, allenano anche il mixing process nella testa. Esatto. Lo amo, facciamo le margherite espressive. Prima facciamo i paesaggi, perché le margherite espressive non voglio fare un one shot, one kill, voglio prepararle, anche se poi verranno completamente differenti, voglio prepararvele per capire anche come spiegare, perché io certe cose vado sul sicuro, nel senso che so come le riesco a spiegare. Altre cose, visto che sono più intuitive, mi viene più complicato. Se non provo a farlo prima, farlo ragionando su quello che sto facendo per spiegarlo successivamente, per me è complicato spiegare perché sono cose più estemporanee e intuitive, quindi devo cercare di rifarlo per capire come spiegarvelo. Io mi sento impedita a fare le cose che stai dicendo, meno figurative. Secondo me non sono brava. Franci sono più complicate le cose meno figurative. Molto più complicate, però allenano veramente, come dice Corinna, allenano a fare determinate scelte, determinate sensazioni, e poi noi siamo troppo legati al risultato finale. Mentre qui vorrei che voi, scusate gli occhi, mi bruciano un sacco, devo mettere il collirio. Mentre qui vorrei che voi foste liberi di non sentirvi giudicati, perché anche quando vi dico cosa avete sbagliato, non voglio che sia un giudizio, voglio che sia un consiglio costruttivo. Però secondo me, quando riuscite a lasciarvi un po' andare, a fare le cose in maniera più intuitiva, vi bloccate un attimo perché avete paura di fare una merda alla fine. Ma lo scopo della pittura più intuitiva è quella, lasciare un po' gli schemi e riuscire a dipingere più a sentimento. Ed è molto più difficile che fare una cosa figurativa. Anche perché tutte le cose figurative hanno una reference precisa. Le cose più intuitive hanno una reference che magari vi do io, ma non verranno mai uguali, neanche rifatte da me. Quindi è più complicato anche per quello. Comunque, Vale, io nei tuoi lavori uso delle particolari sfumature di colore che comunque insieme stanno bene. Se li vedo tutti assieme ci vedo una continuità. Infatti, Fra, sto vedendo che piano piano sta uscendo un po' della vostra personalità. Quello che notavo in accademia, forse l'ho già detto, è che per esempio quelli che lavoravano al corso di pittura con un professore rimanevano tutti su quello stampo del professore. E non riuscivano ad andare oltre. Qui invece, vuoi che ci sono tante artiste che magari seguite, artisti, e quindi prendete un po' di qua, un po' di là e riuscite a poi sistemare tutto in uno stile vostro, però non vedo che avete lo stile come il mio, e questo mi fa piacere perché è veramente importante che non ci siano dei cloni di quello che faccio io. È bello vedere che voi, ma non perché se no copiate me, se no non sarei neanche qua, ma perché è bello che voi riusciate a tirare fuori quello che è il vostro modo di dipingere, nonostante seguiate una persona che dipinge in un altro modo. È bello. Assolutamente d'accordo. No, Vale, te lo dicevo, nel senso che mi piace molto come idea, mi piacciono tantissimo anche i paesaggi. Franci, ci vuole semplicemente la mentalità di dire mi stacco un attimo dal risultato finale, vado un attimo a sentimento e cerco di fare le cose più intuitivamente, senza seguire uno schema preciso, e quindi vedrai che poi piano piano staccandoti da questa mentalità troppo legata al figurativo ti verranno anche le cose un po' più astratte. Grazie Vale, a tutti i complimenti. Ciao Mary, scusa se ti ho letto ora. Secondo me fa più paura anche perché escono cose dentro senza controllo. Infatti, anche quello, sì, è difficile. La sveglia. È difficile anche controllare determinate cose. Per esempio, qui, cioè gli alberi, è difficile controllarli bagnato su bagnato. Poi io lo rifarò e non verrà mai così. Quindi è complicato, ma è fattibile.
Basta che vi stacchiate da. Il risultato finale deve essere fichissimo. Il risultato finale sarà quel che Cosa sarà. sono sono andato a marzo, lei è andata a fare. No, io non lo do più. Signora, i limoni, Ciao, ma che vita di merda, ma che nick meraviglioso. La penso come te. Vale perché mi sento libera di sperimentare. Sono contenta, davvero. Io ho sempre paura di copiarti troppo. No, 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 no. Secondo me state tirando fuori tutti la vostra personalità. Questa cosa credo una delle cose più belle di dipingere assieme sia. Sì, anche secondo me. Amo il tuo Nick. Anch'io amo il suo Nick. Ciao, vita di merda. Siamo tutti con te. Ok, ragazzi. Vediamo se mi è arrivato. Apas 1986 Child X5 Best nickname ever. Punto. Mani che applaudono, mani che applaudono, mani che applaudono. Best nickname ever, veramente. Però non dice niente. Dai, vita di merda, dici qualcosa. Oh, santo Dio. Ragazzi, una domanda che non c'entra niente con l'acquarello, ma secondo voi la frittata nella friggitrice ad aria la posso mettere? Qualcuno ha la friggitrice ad aria? Perché una volta ci ho messo dentro un liquido ed è uscito da sotto, quindi non vorrei che. La frittata, essendo liquida, mi sborda sotto. Domande del cazzo che non c'entrano niente con la. Tanto che aspetto, vi faccio vedere che sto facendo un'altra maglietta che mi hanno commissionato dei limoni. Ora non guardate sotto perché c'è il legno. È sporco di pittura. Sto facendo un altro limone. Prova con il microonde. No, la frittata al microonde no, al massimo la faccio al forno. Ma perché la friggitrice ad aria è praticamente un forno, ma ci metto 5 ore in meno. Ok, basta, vado a mangiare, ragazzi. Voi andiamo a mangiare, che dite? Anche perché è tardissimo. Sì, dai, andiamo a mangiare. Io la faccio al forno, anch'io la faccio al forno, però ci sta 3 ore in più. Vale, ma le magliette le fai con colori appositi? Sì, ciao Monica, ciao. Sì, li faccio con i colori da tessuto, perché anche se gli acrilici tengono un sacco, cioè non vanno via manco con le cannonate, se le metti in lavatrice il colore si scrosta. Invece con i colori da tessuto funziona una bomba. Io ho delle magliette fatte 5 anni fa che sono ancora intatte, incredibile. Grazie della serata, grazie a te Ste, bacio bacio. Grazie Vale, grazie a te Tasia, buon appetito. Ciao Franci. Ciao Rox, ragazzuoli, vi bacio, Simo, anch'io. Non faccio il ride, vado a mangiare. E niente, grazie a tutti. Alla prossima. Vi aspetto su Instagram per i disegni. Taggatemi, mi raccomando, così vi ricondivido. E bravi tutti, veramente. Ah, Antonio, grazie ancora. Adesso glielo faccio vedere a Damiano, a quello che mi hai mandato. Ciao, ragazzi. Baci. Ciao ciao.